Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla seduta del Consiglio Municipale del 14 dicembre. Prima di iniziare con l'ordine del giorno chiedo gentilmente alla segreteria di procedere con l'appello. Buonasera, Aragundi, Badio, Bortolo. Presente, Cardamone. Presente. Ciconte. Eh, però lo devo mettere a Colnaghi. Presente. Repaldi. Ferrari. Buonasera, presente. Ormichella. Gaglianese. Presente. Gambari. Presente. Ghirardi Presente, buonasera a tutti. Jacopi. presente Lucia presente Manai presente Mazzi presente Milea presente Miniti Morabito presente Passere assente giustificato uh, Puppo presente Radi Rondoni, presente. Russo, Suriano, presente. Quindi sono 22 presenti. Bene, eh, quindi dichiaro aperta la seduta e chiedo gentilmente di fare gli scrutatori ai consiglieri Jacopi. Ghirardi e Formichella. Se la segreteria poi può consegnare i moduli. Intanto sono pervenute due richieste di espressione di sentimento e lascio la parola al consigliere Ferrari. Buonasera a tutti, grazie Presidente, buonasera Vice Sindaco. Allora, siamo nei giorni che precedono le feste natalizie, è un periodo che tutti dovremmo essere buoni, io forse lo sarò un po' meno con questa dichiarazione di sentimento. Allora, eh, la settimana scorsa si è letto sulle diverse testate giornalistiche locali e non la presa di posizione di difesa dei gruppi di maggioranza del municipio dell'ospedale Villa Scassi. È iniziata con un'email istituzionale, come tutti sappiamo, ormai lo sanno anche i muri, eh, del presidente, preciso inviata a tutti noi consiglieri, invitando inoltre comitati cittadini e eh, a partecipare numerosi alla manifestazione. Da come è stato spiegato e riportato dalla stampa, possiamo dire che come ha sottolineato anche il nostro coordinatore in regione Alessio Piana, cosa che condivido, quello che è uscito sui giornali, non sono queste le opportune metodologie per operare e salvaguardare l'ospedale, cosa che abbiamo ripetuto anche noi in Consiglio Municipale, noi della Lega, ma anche del centro-destra. Vorrei quindi ribadire e precisare che il gruppo della Lega è a favore del presso ospedaliero Villa Scassi e lotterà per non farlo chiudere, ma bensì per apriarlo se si potesse in un futuro. In questi giorni, inoltre, sono rimasto anche sconcertato da alcuni atteggiamenti che ci sono stati eh, tra consiglieri e assessori. In qualità di consigliere e a maggior ragione di capogruppo sono stato contattato da alcuni cittadini, come chiunque di voi vi contatteranno per chiedervi. Le risoluzioni sul territorio e per risolvere alcune situazioni critiche del territorio e nelle varie email di interscambio tra uffici municipio presidente sottoscritto si è riscontrato da risposte prevenute di non conoscere eh, i diversi iter per le segnalazioni io quindi non conoscere gli iter di questi di, di come comportarmi nel nel municipio solo che personalmente io lo conosco l'iter ma il problema è che se alcuni cittadini, non, non so per quale motivo, non, non sono io che li spingo a non contattare Tizio e Caio, eh, ma il problema è che, quindi ritorno a leggere: il problema è che alcuni cittadini, non so per quale motivo, non intendono più interagire, confrontarsi oppure semplicemente rapportarsi con alcuni dei componenti della giunta. Inoltre, sottolineo che negli anni passati, quando vi era il presidente Falcidia, venivamo accusati oltretutto di non condividere con la minoranza, quando noi eravamo in maggioranza, di, eh, di quello che si faceva, come ad esempio eventi natalizi municipali che non sono neanche stati condivisi con la commissione 3, di cui vabbè, io non faccio riferimento, ma fa riferimento il mio collega. Il comune però si è raggiunto ieri sera, quando veniamo convocati d'urgenza per il 19 dicembre in commissione 3, riguardante il tema dell'inquinamento, che è importantissimo, ma... Ma partendo dal presupposto che tale tema fa parte della Commissione 2 e secondo noi è fuori tema, mi chiedo quale fosse l'urgenza conseguente e se tale eh, oggettività venga controllata dal Presidente perché da qualche parte deve venire, eh, un, va bene o non va bene, la, la, la comunicazione, la convocazione. Oltretutto, ricordo così, magari anche il Vice Sindaco lo sa, questa aula, più di 28 persone non ci possono stare. Quindi sarebbe anche stato opportuno, 21 persone non ci possono stare. Quindi l'email è indirizzata a X persone. Ho letto l'email, perdono, la convocazione a X persone. Se qua venissero anche del pubblico, venisse anche del pubblico ci farebbe anche una brutta figura. Quindi concludo, Presidente, ponendomi un quesito: è possibile e sensato continuare ad avere una giunta dove una parte di cittadini si rifiutano ad avere un colloquio? E, e quale sia il modus operandi e se si debba continuare a, a, in questo modo. Credo anche tuttavia di non essere solo in questa aula a contestare eh, e a constatare quello che accade. È bastato vedere oggi in commissione 2 gli atteggiamenti tra gli uni e gli altri, può la giunta di un municipio grande e complesso come il nostro essere così poco collaborativo? Stare. Con e per i cittadini significa essere e fare il presidente di tutti, anche di chi non, non è stato appoggiato. Tutti hanno la stessa necessità e sono tutti uguali. Inoltre aggiungo, Presidente, che noi siamo dalla minoranza, abbiamo bisogno anche di un'area, di, una, di una stanza dove poterci vedere con un computer e non qua dentro, perché il riscaldamento è tutto, è luce e la paghiamo tutti. Se ci fosse una, una saletta è una spesa. Grazie. Va bene, farò una brevissima replica per rispetto del vice sindaco che è venuto qua a fare altro, ma eh, vabbè, a parte che ha fatto un po' un polpettone di varie argomentazioni, però la prima è quella sull'iter. Su allora funziona così, uno fa la segnalazione, ma questo glielo potranno dire anche i suoi assessori perché più volte mi è stato detto questa persona sta parlando a nome del Presidente, sta parlando a nome del Municipio e io ho risposto no, l'iter del Municipio è... I consiglieri, perché quasi tutti fanno così, anche la consigliera che è accanto a lei, si rivolge al Presidente o agli assessori e gli assessori portano all'assessorato del Comune con cui si risolvono o si tentano di risolvere le problematiche. Questo è l'iter ed è per questo che io le ribadisco che evidentemente lei non conosce l'iter perché continua ad ascrivere direttamente al Comune. Fortunatamente alcuni assessori hanno la correttezza come l'assessore avvenente. Che ringrazio poi di contattare noi e dire c'è stata questa richiesta andiamo al sopralluogo e allora noi poi i, eh, andiamo poi se arrivano richieste in cui non è scritto cosa riguarda il sopralluogo perché in un primo momento ha scritto arie verdi e dopo era un muraglione e, cioè cose del tutto sconclusionate è chiaro che si crea sì la confusione e questa è una è uno de degli argomenti che ha toccato per quanto riguarda la commissione terza commissione penso di rispondere anche alla prossima espressione di sentimento io ho sentito ovviamente il direttore per i regolamenti terza commissione cittadinanza attiva e il progetto che si andrà a presentare eh, riguarda appunto la cittadinanza attiva cioè ognuno che monitora tramite delle apparecchiature l'ambiente in cui vive da tutti questi dati messi insieme poi si ha il quadro eh, diciamo della, della pulizia, della salute e dell'ambiente che ci circonda quindi ho sentito anche oggi la dottoressa Barboni che mi ha confermato la correttezza della terza commissione. Poi io non mi starei a dilungare perché, ripeto, oggi sarà deciso di fare un argomento unico vista l'orario e visto anche l'ampiezza la, e l'importanza del tema, quindi non mi dilungo oltre. Comunque, per qualsiasi cosa io resto a disposizione. Passiamo alla prossima espressione di sentimento della consigliera Gaglianese. Prego, a lei la parola. Grazie Presidente, buonasera Assessore, Vice Sindaco. Intanto ringrazio il Presidente per aver accolto la mia richiesta di espressione di sentimento che è arrivata anche tardiva, in quanto io sono un po' influenzata e pensavo di non poter presiedere il Consiglio. Poi, essendo stata in Commissione, mi pareva assurdo non presidiare anche il Consiglio, per questo anche ho chiesto di fare questa espressione di sentimento. Io non mi dilungo, mi soffermo solamente su un argomento che lei sa benissimo che l'avrei eh, proposto qua, sulla questione della Commissione. Allora ci sono i pareri contrastanti, perché se la nostra direttrice dice una cosa a lei e un'altra a me, allora mettiamoci d'accordo. Per quanto mi risulta, ed è io ormai qua e qualche anno che ci sono, penso che qualche cosa abbia imparato. Eh, gli argomenti che concernono la terza commissione sono cultura, sport, tempo libero e quant'altro. Io mi sono andata a leggere il regolamento e non c'è una delega specifica a nessuno sull'ambiente, per cui argomento di seconda commissione. Ma questo diciamo che possiamo discuterlo. La vogliamo inserire nella seconda, nella terza, nella prima? Lo decideremo semmai o lo deciderà lei, Presidente. La cosa che voglio sottolineare è la mancanza, ma veramente questo lo dico a malincuore, della non condivisione di convocare una commissione dopo sei mesi, quant'è che stiamo aspettando la, questa commissione, la prima che facciamo, e la Presidente della, prima, della terza commissione non si è degnata, almeno per quanto mi riguarda e sono a conoscenza anche dei miei colleghi della minoranza, che non è stata minimamente condivisa con nessuno. E questo è inutile che ce lo stiamo a dire e poi andiamo a rimproverare l'amministrazione centrale che non condivide. Qua è quello che sta succedendo quotidianamente. In questo municipio si parla tanto di condivisione, poi la si rimprovera a chi non la fa, ma qua si mette in atto la stessa cosa. Quindi io lo dico con rammarico, al di là delle competenze o delle attribuzioni delle commissioni, qui ci vuole la condivisione. Se poi non è così, ce lo dite e noi prenderemo le dovute conseguenze. Perché a parte che è la competenza e inviterei anche ai nuovi eh, presidenti di commissioni magari di consultarsi con la direttrice, con i funzionari prima di stilare un documento o addirittura annunciare sul gruppo sulla chat della terza commissione che è stato presentato un documento oggi e domani vi arriverà la convocazione trovo che sia stato un modus operandi veramente disdicevole non aggiungo altro poi sulle questioni natalizie oggi Approfitto perché ho sentito giustamente le lamentele per quanto riguarda il bilancio che non si legge perché è scritto così minuscolo che non si capisce niente, che ci vuole la lente di ingrandimento. Beh, faccio presente che ho ricevuto eh, la brochure il, il volantino delle manifestazioni natalizie che si svolgeranno sul nostro territorio e altrettanto così minuscolo che sfido chiunque di andare a leggere quei manifesti che saranno, diciamo, gli eventi di San Pier d'Arena. Grazie. Grazie consigliera, non so a che manifesto si si riferisca perché non l'abbiamo prodotto come municipio, comunque va benissimo. Avrà, condiv avrà, avrà condiviso per cortesia. Allora, ora metto in votazione di spostare il visto che il vice sindaco eh, è venuto a descriverci il eh, bilancio, di eh, mettere in votazione lo spostamento del, dell'approvazione dei verbali come ultimo punto all'ordine del giorno, lasciando subito la parola al vice sindaco. Favorevoli? Allora, all'unanimità spostiamo il punto sull'approvazione dei verbali all'ultimo punto all'ordine del giorno e lascio quindi la parola al vice sindaco che ringrazio per parlare sul, sul parere su proposta di deliberazione numero 460, documenti previsionali programmatici 2023-2025. Prego, a lei la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sarò molto sintetico perché eh, siamo in ritardo sulla tabella di marcia e credo che sia utile eh, riservare più spazio possibile per eh, una interlocuzione tra di noi, visto che i temi che riguardano questo municipio, di cui vi è anche riscontro tangibile nei documenti previsionali e programmatici, sono veramente importanti e veramente numerosi. Oltretutto siamo all'inizio del nuovo mandato amministrativo, quindi... Giudico questo un momento prezioso per acquisire anche suggerimenti, contributi di lavoro per impostare bene la nostra attività nei prossimi cinque anni, perché soprattutto le basi di progetti importanti che sono progetti di mandato dobbiamo metterle adesso. Allora, eh, voi avete già svolto la commissione in presenza dei miei collaboratori, quindi vi hanno già dato una panoramica generale dei documenti di bilancio. Uh, io mi limito a dare alcuni punti fondamentali, alcune mie sensibilità rispetto all'argomento di oggi. Intanto è un fatto sicuramente positivo che il nostro ente riesca ad approvare i documenti entro il mese di dicembre, cosa non scontata, sono pochi comuni a farlo, ancor meno le grandi città per le difficoltà note strutturali che nel nostro paese attanagliano la finanza locale su cui adesso non mi voglio soffermare, chi è qui da molto tempo sa che io sono molto attivo su questi argomenti, nell'interlocuzione con il governo, sono anche soddisfatto perché il bilancio riesce a farsi carico di una serie di problemi che non eh, incidono solo sulle famiglie, ma riguarda evidentemente anche l'azienda e gli enti pubblici che per noi hanno delle proporzioni davvero significative, ad esempio, un incremento notevolissimo dei costi energetici. Pensate che l'anno scorso abbiamo iniziato con una dotazione di 50 milioni di euro per le spese generali, siamo già a 68 eh, in partenza, questo soprattutto a motivo degli incrementi di energia, elettricità, gas, tutto quello che sappiamo. Abbiamo questa spinta inflazionistica che incide pesantemente sulla, sui costi. E del, della domanda di beni e servizi dell'amministrazione comunale, alcuni capitoli che stanno letteralmente esplodendo, come la ristorazione scolastica, dove non abbiamo voluto toccare le tariffe nemmeno applicando l'indice istat abbiamo aumenti di più del 50% dei contratti e questo chiaramente è un aspetto che ci allarma che dobbiamo monitorare con grande attenzione abbiamo un aumento notevole della spesa di personale questo perché il comune ha incrementato l'unità di personale siamo circa 5.300 lo scorso anno eravamo 5.200 c'è da dire che è ovvio che siamo sottorganico rispetto alle esigenze che avremo. Chiaramente eh, paghiamo anni di austerity che ha colpito in generale il mondo dei comuni. Noi quest'anno ve lo do come dato, abbiamo assunto 822 persone, più di 700 nelle società partecipate. Il comune di Genova si conferma uno dei principali dattori di lavoro, abbiamo una spesa sociale che sta aumentando notevolmente, il plafond della direzione l'anno scorso in questa stagione era 43 milioni, oggi siamo a 71 come, att come eh, bilancio attestato, partiamo con 63 milioni, quindi 63 dicembre 2022, 43 dicembre 2021. Questo anche per effetto di una serie di trasferimenti finalizzati da parte dello Stato che abbiamo acquisito. In generale, se guardate dal documento del DUP, la spesa sociale, la spesa di formazione, politica di istruzione ammonta a circa 180 milioni di euro che su un bilancio di parte corrente di 950, di cui ne togliamo 170 per tari, vuol dire che più del 20% è spesa sociale e spesa per politiche di istruzione. Per quanto riguarda il piano triennale, cerco di essere veramente rapido per i motivi che ho detto, non mi dilungo sui titoli che in questo municipio sono, sono numerosi, però devo dare un'avvertenza, questo piano va letto in continuità con il lavoro che è stato fatto quest'anno e che ha riguardato i cinque adeguamenti del piano triennale 22-25. Quindi noi abbiamo moltissimi titoli che riguardano eh, il progetto di rigenerazione di San Pier d'Arena che ha appoggiato su una linea di finanziamento. Che si chiama Piani Urbani Integrati, che gestisce il Ministero dell'Interno attraverso la città metropolitana e che noi di fatto abbiamo quasi interamente attratto sul territorio di San Pier d'Arena, che riguarda immobili pubblici, che riguarda immobili privati che in parte abbiamo acquisito, in parte stiamo acquisendo, che riguarda una rigenerazione di questo quartiere e che si unisce a tutta una serie di interventi importanti che abbiamo inserito nel piano che riguardano l'area del Campasso, l'area del parco, eh, del nuovo parco del ponte, che indubbiamente sono molto importanti e stanno sfidando in maniera significativa la nostra area tecnica. Noi oggi abbiamo un piano triennale dei lavori pubblici che ammonta quasi a un miliardo e mezzo di euro, dove sicuramente una parte preponderante è concentrata sulla mobilità, perché, come sapete, è in atto una rivoluzione. Della mobilità di questa città con progetti alcuni dei quali anche controversi, dallo Sky Metro ai progetti degli Assi di Forza e al prolungamento delle metropolitane. Non abbiamo ancora ottenuto il finanziamento per prolungare la metropolitana fino a Fiumara, ma vi posso assicurare che ci sono interlocuzioni forti con il ministero e sono fiducioso che questo possa avvenire in tempi ragionevolmente brevi. Uh, se considerate che il nostro piano ammontava in media 200 milioni l'anno, capite qual è lo sforzo, e qui devo esprimere un plauso anche nei confronti dell'area tecnica che sta conducendo un lavoro veramente di grande generosità, di grande abnegazione, anche perché questi finanziamenti hanno milestones, target, termini di conclusione molto stringenti che noi nel Comune di Genova intendiamo rispettare fino in fondo. C'è un impegno, e concludo veramente, notevole sul tema dell'edilizia scolastica, che nella nostra città è molto delicato perché abbiamo scuole in parte in edifici storici, monumentali, con tutta una serie di limitazioni e di vincoli che ben conoscete, in parte in edifici costruiti molto male negli anni 60-70 con elementi prefabbricati che se avessimo carta bianca dovremmo demolire e ricostruire ex novo, ma evidentemente non lo possiamo fare. Abbiamo una serie di titoli in parte finanziati con PNRR, in parte finanziati con indebitamento dell'ente, in parte con altre linee che vanno nel senso della riqualificazione di interi plessi scolastici, quindi non più la logica dell'emergenza degli interventi con accordi quadro che ci saranno sempre, evidentemente ci sono le risorse nel bilancio per dare continuità a questi. Ma anche proprio interventi di revisione strutturale di alcune nostre scuole, con particolare attenzione ai problemi dell'antisismica e ai problemi dell'antincendio. Dell uh, mi fermerei qui perché immagino che avremo un'ampia discussione e non voglio rubare ulteriore tempo. Grazie. Grazie Assessore. Apro quindi alla discussione. Apro la discussione. Chiunque mm. vuole intervenire nella facoltà. Nessun intervento? L'assessore ha detto che raccoglie due o tre interventi e poi eh, replica o ci dà le risposte. Consiglieri, nessun intervento? Va bene, allora comincerò io con una brevissima domanda. Avendo letto il bilancio ho visto che ci sono diversi interventi in altre zone della città segnalate come Pui San Pier d'Arena ho visto 25 milioni se non sbaglio al waterfront ho visto eh, via Giotto a Rivarolo c'è cioè, poi San Pier d'Arena abbiamo chiesto anche oggi ai, 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 a, a Rivarolo c'erano degli interventi ora c'ho anche il numero via Pisoni e insomma c'erano vari interventi distribuiti in varie aree della città quindi volevo capire se eh, questo era eh, il motivo per cui i soldi, questa parte dei soldi sono stati spalmati diciamo, su altri interventi e altre aree. Grazie. Grazie della domanda perché è molto opportuna. Quella indicazione è fuorviante e vi spiego il motivo. Non esiste un PUI San Pier d'Arena. Intanto spieghiamo che cosa si intende per PUI. PUI è un acronimo sta per piani urbani integrati e finisce qui nel senso che i piani urbani integrati sono delle linee di finanziamento che sono state messe a disposizione da parte del Ministero dell'Interno delle 14 città metropolitane italiane e che le città metropolitane nella negoziazione con gli enti locali eh, inseriti nelle proprie giurisdizioni hanno deciso come distribuire sul territorio noi perché l'abbiamo chiamato Pui San Pier d'Arena, perché la maggioranza delle risorse di questa linea le abbiamo convogliate su San Pier d'Arena, circa il 70% delle risorse di questa linea, quindi Pui San Pier d'Arena non vuol dire che tutte le risorse vanno su San Pierdarena, perché parliamo di un valore complessivo di 140 milioni di euro che sono stati affidati alla città metropolitana di Genova. Quindi, ad esempio, gli interventi di Viaggiotto fin dall'inizio erano stati inseriti, pur essendo nel territorio di Sastriponente, in quel PUI che per una diciamo semplificazione di comprensione nostra, avendo in questo momento una giusta posizione di finanziamenti diversi abbiamo denominato poi San Pier d'Arena questa sostanzialmente è la spiegazione peraltro vi devo dire anche una cosa che probabilmente e questa è una buona notizia ci sarà un incremento di queste risorse che noi abbiamo chiesto perché e cosa sta venendo fuori noi in questo momento stiamo lavorando alla progettazione devo dire che la nostra direzione, progettazione, che ringrazio pubblicamente, è stata travolta da uno tsunami di progettazioni che dobbiamo in pochissimi mesi realizzare. In parte sono progettazioni interne, in parte sono progettazioni esterne. Sapete che la normativa del eh, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il decreto 77 del 2020, ha cambiato in una logica di semplificazione le regole di affidamento, perché ha previsto che si vada in gara non con i progetti definitivi o esecutivi, bensì con i progetti di fattibilità tecnica economica che in gergo vengono anche definiti progetti di fattibilità rafforzata. Adesso nel momento in cui noi abbiamo chiesto i finanziamenti, abbiamo dato fornito determinati quadri economici. Chiaramente. Approfondendo il livello di progettazione ci stiamo rendendo conto che in alcuni casi avevamo sottostimato queste esigenze di finanziamento da un lato, dall'altro c'è un tema generale di incremento dei costi, perché i quadri economici dei lavori pubblici in media sono tutti lievitati del 20%. Quindi noi su questo PUI, nella negoziazione che stiamo avendo con il governo, probabilmente avremo un incremento di risorse proprio per evitare di tagliare interventi e per riuscire a realizzarli tutti. Quindi questa è la risposta alla domanda molto pertinente che hai fatto. Bene, ci sono altri interventi? Amedeo Lucia, prego, a lei la parola. Grazie Presidente, buonasera Vice Sindaco. Grazie per l'esposizione. Quest'oggi abbiamo avuto la commissione seconda con i tecnici del suo assessorato, i quali ci hanno potuto dare alcune delucidazioni. Alcune delucidazioni in merito agli investimenti e altre invece purtroppo non potevano darci risposte, poiché essendo dei tecnici non potevano assolutamente dare la loro opinione dal punto di vista invece politico, invece essendoci lei sicuramente è, è auspico, ci, ci potrà risolvere alcune eh, domande che abbiamo di natura anche politica. Eh, è vero, su San Pierdalena in particolare eh, abbiamo all'interno del, della tabella dei, degli investimenti in corso, che non sono ricomprese nel piano triennale, un, un, un bel numero di interventi riguardanti il PNRR. Interventi che auspichiamo al più presto possano essere eh, condivisi con questo Consiglio in quella che è la sede della Commissione seconda. Perché eh, crediamo che come consiglieri eletti dai cittadini e i consiglieri, l'istituzione più vicina ai, ai cittadini, dobbiamo essere a conoscenza di quelli che sono questi progetti ma soprattutto essendo fondi del PNR capire le finalità di questi progetti perché eh, è uno dei requisiti fondamentali di questi, di questi fondi e capire quindi come inanellare i vari progetti con quella che è il tessuto urbano di San Pierdarena perché se no se iniziano a essere interventi a spot rischiamo veramente di andare a fare un buco nell'acqua da questo punto di vista e quindi ci piacerebbe capire un attimo qual è la visione di San Pier d'Arena, in questo caso essendo la maggior parte dei progetti su San Pier d'Arena che ha l'amministrazione comunale e se è sua intenzione condividerla con anche l'amministrazione municipale, perché riteniamo fondamentale il dialogo da questo punto di vista. Quest'oggi abbiamo potuto fare anche altre domande in merito ad altri interventi che, non essendoci stata la massima condivisione, purtroppo vedendoli all'interno del piano triennale, eh, ci è sorto qualche dubbio e qualche domanda da porre. Per esempio capire un attimo i 30 milioni del parco del ponte della Valpolcevera, del sottoponte, eh, a cosa erano destinati, quale parte del progetto di Boeri erano destinati, perché abbiamo visto il progetto. Ripeto, bellissimo, utopistico a mio avviso, però se verrà realizzato tanto di cappello, però vorrei capire questi 30 milioni quali, quali progetti va a coprire. Ma soprattutto era fondamentale comprendere quelli che sono i 15 milioni destinati al Lungomare Canepa. Questo Consiglio ha approvato due consigli fa un'interpellanza al sindaco inerente a questo argomento. Non sapevamo ancora dei 15 milioni, ma volevamo avere risposte in merito al progetto che con lei presente present era stato presentato al centro civico Buranello, ci cioè aveva detto che per la questione del PNRR c'erano delle tempistiche da rispettare, quindi scadute quelle tempistiche abbiamo fatto l'interpellanza, ad oggi ancora non è pervenuta risposta. Il problema è che dai tecnici che sono venuti qui in commissione abbiamo compreso la natura di questi 15 milioni un parco urbano lineare che partirebbe dal mare Canepa, si sposterebbe in via Buozzi di Negro, fino ad arrivare al waterfront del Levante e, vi, e, e piazzale Kennedy. Ora vorremmo capire un attimo come mai questo progetto non è stato condiviso anche di nuovo con noi, perché in, in quell'interpellanza, con quell'interpellanza, Volevamo capire che fine aveva fatto il progetto presentato al centro civico Buranello e nel caso fosse andato perduto effettuare anche delle proposte alternative. Perché qualche idea in mente ce l'abbiamo assolutamente e, e vedere invece eh, sentire più che altro eh, il dottor eh, eh, come si chiama, eh, Pistelli, eh, Pistelli quest'oggi. Darci questa delucidazione non ha fatto un bel effetto su, sui consiglieri presenti. Le facce di tutti, maggioranza e opposizione, mi sono sembrate più o meno dello stesso avviso. Eh, chiudo chiudo invece chiudo invece eh, su un altro argomento. Ci sono i consiglieri poi di Santiodoro, che sicuramente diranno la loro. Su Santiodoro c'è poca roba, Assessore, purtroppo. Eh, perché, oltre agli interventi di interesse cittadino, eh, di prettamente territoriale, c'è veramente poco, ma sicuramente i consiglieri di San Teodoro potranno dire la loro. Chiudevo il mio intervento su un argomento per il quale oggi non mi è stata data risposta. Un argomento molto caro ai cittadini genovesi, la questione della TARI. C'è stato un aumento vertiginoso già l'anno scorso del 14%, quest'anno nuovamente. Chi ha visto arrivare eh, il saldo a dicembre, sommandolo all'acconto di giugno, ha visto una somma mostruosa che alcuni fanno fatica a sostenere, viste anche l'aumento dei prezzi. Sul documento del DUP è poco chiara la situazione della TAR. Non è chiaro perché c'è stato l'aumento, non è chiaro della percentuale dell'aumento, non è stato chiaro qual è la visione futura dell'amministrazione comunale rispetto a questa tassa e rispetto al ciclo dei rifiuti. E abbiamo capito solo una cosa. Abbiamo capito che c'è stato un fermo macchina, viene identificato. In che cosa? Un rallentamento nel recupero crediti, quindi dei morosi, della morosità, che si prevede, con questa tabella almeno sembra di capire, si prevede entro il 2025 di recuperare 12 milioni di euro, perché questa tabella è poco chiara. Non si capisce se la previsione di quanto si pensa di recuperare o quanto realmente ci manca nelle casse comunali. A questo punto chiedo a lei: quale visione ha l'amministrazione comunale sulla tassa della TARI? Avete idea di come sviluppare questa, nuova, questa tassazione e il ciclo dei rifiuti? Forse a questo punto occorre trovare delle nuove soluzioni, delle soluzioni alternative. Consigliere, per Vabbè, cortesia, vado a concludere. Vado a e faccio anche una proposta perché sono aperto eh, in questo senso a fare proposte e nella condivisione. Forse sarebbe allora a questo punto pensare a Genova come una città dove la tariffa è puntuale, e cioè dove si paga a seconda di quanto secco si produce. Perché a questo punto la, la percentuale della raccolta differenziata a Genova aumenta, ma di pochissimo se aumenta, rispetto ad altre città italiane ed europee sarebbe consono capire come andare avanti perché se l'aumento di anno in anno è questo i cittadini genovesi in questo caso San Pierdarenese e Sant'Eudorini non possono sostenere queste spese insieme alle altre grazie grazie consigliere ci sono altri interventi prego consigliere Minniti a lei la parola ma brevemente, quando si parla di centro-ovest, intanto ringrazio l'assessore che è qui e che ci ascolta, quando parliamo di centro-ovest, ecco io vorrei mh, specificare che è un una parte di territorio della città che inizia a Ponte dei Mille e finisce sul Ponte di Cornigliano. E non è solo San Piagare, è anche San Teodoro e tutta la zona a mare. Mm, nel piano, l'ho già detto eh, Lucia prima, c'è poco per Sant'Eodoro perché è un quartiere che sfugge spesso all'attenzione degli amministratori perché è una sutura tra il centro e il ponente. Ma è importante Sant'Eodoro perché Sant'Eodoro è il fronte al porto. Eh, San Teodoro assieme alla zona di via di Nocol e l'arrivo dell'autostrada più importante che abbiamo in città, lo sbocco di San Piero d'Arena, e il rapporto col porto, il rapporto col terminal, con l'arrivo delle navi. Allora, eh, se un piano triennale, un piano deve avere una valenza politica, secondo me deve, dovrebbe partire da una eh, condivisione cioè al di là di una visione astratta che può esserci della città o di semplice sviluppo in sé, partire intanto dalle necessità dei cittadini e eh, dare risposte per rendere la vita dei cittadini meno, meno brutta, forse meno, meno impossibile. Allora, nel nostro territorio eh, mi piacerebbe che si lavorasse a più mani, per esempio, a risolvere il problema dei fumi. Il problema di via Bozzi, il problema del, eh, del grande traffico portuale che inquina tutta questa fronte a mare, con polveri, rumori, e, e, e naturalmente i fumi. Allora, se, perché non diciamo una parola su come rendere meno brutta la vita dei cittadini di Sant'oro che abitano su questa zona? Le zone dismesse di Sant'Oro che rappresentano degli atti insostenibili, cioè la zona delle batterie di Granarolo eh, non è molto che è stato sgomberata un'occupazione abusiva e, e se fa gola sempre quello spazio. Allora perché un'amministrazione che vuole partire dalle necessità dei cittadini non pensa a come utilizzare tutte queste aree morte, le batterie di Granarolo, le batterie degli angeli e ci sono tantissimi problemi che, vanno, eh, che, che andrebbero affrontati. Ecco, il metodo, assessore, ecco, io ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto, è effettivamente complesso poi in una città come la nostra predisporre un piano di investimenti, però se ci fosse una maggiore condivisione con i territori, probabilmente... È... Cioè si dice, ma sono qua, sì, è qua stasera. Ma abbiamo, eh, abbiamo avuto due ore tra la Commissione e il Consiglio per eh, dare un parere e approfondire. Se i territori fossero coinvolti maggiormente, secondo me si cioè, non si rischierebbe di fare delle opere che sono in sé, ma non rappresentano una risposta alle necessità del territorio. Ecco, il nostro territorio, ripeto, è una sutura tra il centro e il ponente a delle problematiche grosse che andrebbero affrontate e risolte. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Jacopi. Buonasera assessore, grazie di essere qua con noi. Eh, io eh, volevo parlare di ciò che è successo nel precedente mandato, eh, eh, il decentramento dei municipi. Il municipio aveva eh, fino a un anno e mezzo fa circa la possibilità di avere un tesoretto, volgarmente chiamato, per poter riuscire almeno in minima parte a gestire le problematiche del territorio. Con il decentramento del, del municipio eh, questo non è più fattibile. Infatti io eh, ho letto eh, con attenzione questo bilancio, anche se sono alle prime armi come consigliera, e ho trovato veramente eh, raccapricciante il fatto che eh, non si sia minimamente eh, parlato di ciò che si era preventivato in campagna elettorale, progetti, progetti, mi riferisco sicuramente a Lungomare Canepa. Eh, oggi abbiamo appreso, come i colleghi hanno già annunciato poc'anzi, di questo parco lineare. Noi spenderemo dei soldi, cioè voi spenderete dei soldi, sì, eh, eh, saranno spesi dei soldi, eh, sicuramente non sulle progettazioni che sono state fatte, quindi quei soldi che eh, avanzano, tra virgolette, eh, sicuramente, come lei ci ha prima illustrato, verranno eh, spesi per il PUI chiamato Sampierd'Arena, ma che non è. Eh, centrato tutto su San Pia d'Arena a Santiodoro, se non ho capito male. Eh, la mia domanda è questa. Tutti questi soldi eh, per, i mancati, eh, per le mancate progettazioni sul municipio centro-ovest, eh, dove verranno spesi? In che maniera e in che tempi? Grazie. Grazie consigliera. Ci sono interventi? Prego consigliere Ferrari. Grazie Presidente. Eh, io mi riallaccio un attimo a quello che il, il consigliere Minniti ha, ha elencato su Sant'Eodoro, ma non è vero che su Sant'Eodoro non è stato proprio fatto nulla. Se andiamo a vedere, da quando c'è questa amministrazione, ormai sono sei anni e mezzo, sette più o meno, una cosa del genere, faccio degli esempi, la Rubattino che era un buco nero, forse anzi si arriverà a una conclusione e l'assessore eh, qui presente, eh, lui è l'artefice di tutto, spinta anche del centro destra che è qua da questa parte. Il mercato di Dinegro, è stato rifatto il tetto via Buozzi con il municipio, anche con l'aiuto, eh, sia lato che monte, si sono fatti dei lavori. Eh, si è rifatto anche un, un pezzo dell'asilo del, di Largo, Largo Gozza. Ehm, sì. Il, la scuola che c'è in Asilo Garbarino, il giardino che c'è, eh, le batterie di Granarolo. Si menzionava le batterie di Granarolo. Avevamo fatto anche una commissione ai tempi, e eh, come sapevamo tutti, non è comune, ma è ancora de magno Quindi lì c'è un iter lungo che il comune, eh, da quanto ne so, aveva intenzione e penso che l'abbia ancora di prenderle, eh, prenderle in mano. Eh, ah, poi leggendo il piano di, eh, dei documenti previsionali programmatici c'è scritto di di negro del rifacimento l'unica cosa che nessuno qua ha scritto e eh, neanche nel vostro documento non mi sembra di averlo letto che non si fa riferimento è villa tomati villa tomati che è una villa di proprietà sia sì, anche arte io chiedo all'assessore se fosse possibile inserirla in un, da qualche parte per ristrutturarla perché è veramente un peccato dove c'è il circolo 30 giugno che anche le persone che sono all'interno eh, sarebbero ben contente venisse ripresa in mano perché è una villa stupenda eh, che tutti conoscete, cioè tutti, non lo so se la conoscete tutti, ma ad esempio Mi Morabito, Minniti la conoscono perché sono vicini a casa nostra ed è veramente un peccato lasciarla morire in, in quel modo. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Suriano, a lei la parola. Dunque, intanto mh, vorrei ringraziare l'assessore Picciocchi perché ha dato dei dati inconfutabili, argomentati, sostenuti dalle cifre, che secondo me le cifre sono eh, la chiave con cui si possono interpretare i fatti. Per cui mi sembra che sotto questo profilo non ci sia nessuna negligenza. Io sono preoccupato di una cosa. Stavo leggendo alcuni documenti. Ad esempio, quando si parla di evasione, di evasione del, della tassa sulla spazzatura, dovete sapere che anche, anche il governo si trova in difficoltà. Per, per riscuotere tasse di piccole entità, molto spesso è assai più costoso di quanto lo dico perché ho avuto rapporti con l'amministrazione pubblica. È un fatto di convenienza perché gli devi mandare una raccomandata, gliene mandi un'altra, non hanno nulla. Non quindi su questa cosa qui sarebbe magnifico, ma bisogna essere molto prudenti sulla quantità di recupero. A meno che oggi non si pensa perché da una parte non si può chiedere che le tasse sulla spazzatura vengano riviste e poi andiamo a prendere i morosi, che figurati non la pagavano quando erano poco, figurati quando sono, quando sono tante. Quindi diciamo bisogna anche chiarirsi queste cose. Tra l'altro, un'altra cosa che io trovo sulla spazzatura interessante, allora noi qui a Genova non siamo ancora riusciti a mettere un termovalorizzatore che non è un impianto di incenerimento, perché in Danimarca ce l'hanno nella capitale, a Copenaghen, nel centro di Copenaghen c'è un termovalorizzatore, un termo perché? Perché oggi la tecnologia consente di recuperare energia da quelle, addirittura... Si sono trovati in difficoltà perché dovevano importare la spazzatura perché un termovalorizzatore ha bisogno di una quantità ragguardevole per poter funzionare perché se no non diventa antieconomico. Quindi noi non siamo riusciti perché siamo riusciti a dire di no. Anche a uno che secondo me quella doveva essere la collocazione ideale, che era dove c'è la lanterna, perché c'era un vi ricordate l'Enel? Bruciavano carbone, si poteva fare una cosa. Era nel centro della città, quindi non c'era movimenti di camion. Si poteva portare la spazzatura dalla riviera via mare. Ma qualcuno ha detto che la lanterna, dopo che c'era una centrale a carbone, non poteva esserci un valorizzatore. Quindi, bisogna che cerchiamo anche come città di essere un, un pochino meno conservatori. Io, tra l'altro, sul collegamento lungomare Canepa-Vaterfront, siccome l'ha fatto quel noto geometra che si chiama Renzo Piano. Penso che eh, si, debba, si, debba, si, debba, si debba come minimo accoglierla come una proposta estremamente interessante, perché mette in collegamento San d'Arena che è poco conosciuta, poco battuta, e le vie di accesso sono perennemente intasate, mettere in contatto con una zona invece che eh, ha la possibilità di eh, come dire, arrivare fino da noi e noi andare da loro. Perché là si è spostata tutta una sera. C'era la Fiera del Mare, ricorderete, ricorderete tutto. Quindi... e Un'ultima cosa, vedo: c'è la tendenza eh, che io giudico francamente eh, discutibile, a cercare di valorizzare tutti gli edifici presenti senza porsi il problema di che cosa farne veramente. Lo dico perché io vengo da una lunghissima esperienza del Forte Pegato su cui potrei tenere due tesi di laurea che è stato costruito con 20 miliardi di soldi pubblici, o meglio, dall'Europa. e Quando gli ho chiesto come mai era stato fatto, ho detto c'erano 20 miliardi, li abbiamo spesi. Ho detto: guarda che 20 miliardi vengono anche da noi. Vabbè, poi niente è stato fatto, è stato abbandonato, è stato saccheggiato. Io dentro l'ho visitato, mi è venuto da piangere per vedere come si era ridotto. Chi l'aveva costruito? Eh, Andatevi a vedere le cronache e vedrete com'è. Ora, io sento proposte di tutti i tipi: compriamo la manifattura tabacco, poi vedremo. No, non possiamo vedere dopo. O abbiamo delle proposte da fare che sono comprensibili, perché poi bisogna preoccuparsi della gestione, non è prendere un, prendere un posto o farci, come si suol dire, l'ennesimo museo dove non va nessuno. Bisogna essere su queste cose molto caute perché le risorse pubbliche sono quelle che sono e non sono destinate a migliorare. Quindi invito tutti a ragionare anche in questa ottica perché il futuro non è particolarmente erosio. Quindi dobbiamo essere presenti e coscienti che ci saranno urgenze ben più serie da affrontare. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego Assessore Pastanella, lei la parola. Innanzitutto grazie per aver accettato il mio intervento. Buonasera a tutti, Assessore. Allora, io ho un po' di appunti, ovvero, vedendo il piano eh, ci sono numerose mancanze dal punto di vista della cultura. Essendo Assessore della cultura, volevo parlare ovviamente principalmente di questo. Allora, manca eh, un capitolo di spesa per il centro civico. Manca un investimento sulla cultura generale su tutto il municipio, eh, non c'è nessuna risorsa per le associazioni, nessun investimento sul personale del centro civico che è in grandissimo affanno e nessun investimento sugli eventi municipali. Per quanto riguarda le associazioni, ad oggi all'interno del, del centro civico ci sono quasi 50 associazioni a cui diamo spazio gratuitamente. Eh, in cui possono svolgere eventi di qualsiasi tipo ehm, e ehm, diamo una mano a queste associazioni perché non hanno un posto in cui svolgere queste, questi eventi. Per quanto riguarda gli eventi municipali sono rimasta molto sconcertata perché eh, in questi anni abbiamo visto come la giunta eh, del comune fosse una, una giunta basata su tutti gli eventi. Una, una giunta su Luccichio, su tappeti rossi. E mi stupisco di come questo non è stato fatto nel nostro municipio. Grazie. Grazie Assessore. Ci, ci sono altri interventi? oppure Prego, Consigliera Lucia eh, Gaglianese, prego. Grazie Presidente. Eh, mi ha stimolato l'Assessore che ha appena parlato. Quanto riguarda il Centro Civico. Ma io direi che questo centro civico ormai è diventato da qualche anno un centro gratis per tutti. Io non so se l'amministrazione comunale possa far fronte a queste spese di personale e di quant'altro. Io siccome sono da qualche anno qua avevo già seguito anch'io le questioni del centro civico, ci sono delle attività che sono fine a se stesse. Cioè, attività che fanno qualcosa di cultura sicuramente, ma finalizzata solo a pochi intimi e allargata minimamente. Tant'è che vengono pubblicizzati così ogni tanto e a volte non arrivano neanche le comunicazioni da parte dei consigli del municipio o della biblioteca stessa. Quindi io mh, vorrei capire appunto, visto che dice che non ci sono... Fondi destinati alla cultura e per diciamo, il funzionamento del centro civico, vorrei proprio capire dall'assessore come viene gestito economicamente il nostro centro civico. Perché so che qualche anno fa alcune associazioni davano un minimo contributo, è vero che ci sono i patti di collaborazione, ma è altrettanto vero che si svolgono delle attività che poi bene o male. Non dico che ci lucrano perché non, non è la, il termine giusto, però ci campano. Ecco, quindi a proposito di questo, vorrei capire da lei, Assessore, qual è la funzione del Centro Civico e quale risorse il Comune investe su questa struttura. Grazie. Grazie, consigliera. Comunque, il Centro Civico eh, si mantiene soprattutto per le attività sportive che sono a pagamento. Eh. Prego consigliere Ghirardi, lei la, la ringrazio parla. presidente, grazie assessore. Mi dispiace essere in contrapposizione con l'amica Gaglianese Lucia, però non si può fare un'affermazione davanti a un assessore perché del genere, perché i corsi di teatro, il circo mandolinistico, gli amici del cinema, cosa sono? Cioè, perché qua facciamo tutti politica, facciamo tutto quello che, però bisogna essere anche coerenti. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri? Prego consigliere Mazzi. Buonasera, grazie Assessore di essere presente, di averci illustrato il bilancio. Scusate. E vabbè, i consiglieri. Eh, Lucia e mi hanno, hanno già diciamo, detto molto di quello che avrei voluto dire io, soprattutto su, sulla mancata condivisione comunque con, con il territorio e, di, questi, di questi fondi, e, cioè de, dei progetti che vengono comunque in parte callati dall'alto e non condivisi col municipio. E lamento anche comunque il brevissimo tempo che ci avete dato per poter analizzare questi documenti, documenti che sono comunque complessi costringendoci tra virgolette, a fare una commissione e eh, un consiglio nella sera stessa per darvi il parere. Questa è una cosa insomma, abbastanza, che ogni anno vedo che si ripete, diventa sempre più complessa, più <ride> strutturale anche ed è mh, davvero difficile perché non siamo comunque dei tecnici e, e, e dobbiamo analizzare questi documenti. Um, vedo che ci sono tantissimi fondi del PNRR che ricadono molto su San Pierdarena, di questo quindi poi bisogna in realtà ringraziare anche il governo Conte perché comunque è Conte che ha portato questi soldi al di là poi della progettazione che ovviamente ne consegue. Devo dire che su Santo odori in effetti fondi anche del PNRR non, non sono ricaduti fondamentalmente perché, eh, giusto il discorso delle famose batterie... Eh, Voglio dire, sono anni che queste batterie sono in disuso. Eh, C'è stato il problema dell'occupazione, ma comunque ci eravamo già attivati per chiedere di poter ottenere quest'area e eh, nell'ultima commissione che abbiamo fatto con l'assessore Garassino a marzo ci si era ripromessi di fare sopralluogo con l'assessore, con la sovrintendenza, con gli organi municipali per poter advenire comunque ad un'acquisizione da parte del comune eh, di quest'area che è immensa e quindi progetti in realtà ce ne sarebbero, però è ovvio che finché l'area non viene bonificata e non viene acquisita non si possa procedere. Idem per la batteria degli angeli, dalla quale peraltro non c'è neanche mai arrivata una risposta sulla domanda che avevamo fatto in merito a delle presunte proprietà private o comunque appartenenza alla a, al demanio. E il Centro Ovest è un, un municipio dove c'è una concentrazione di architetture militari e storiche veramente notevole. E quindi, sarebbe auspicabile che comunque ci fossero delle, eh, insomma degli interventi eh, sui forti, sulle, sulle torri, su dei sentieri, sulle batterie che fanno parte delle architetture militari. E come forti, mi spiace eh, dover dire che personalmente sono molto contraria al progetto della funivia che comunque lambisce il nostro territorio perché comunque passerà di fronte se la farete a Granarolo e ehm, voglio dire gli interventi poi su alcuni forti sono stati depennati perché Forte Sperone è stato depennato, un Diamante è stato depennato quindi ehm, per, a, a, diciamo per fare questa funivia dove invece altre vie e altre modalità per poter raggiungere le fortificazioni erano assolutamente più, più consone e auspicabili su Sant'Eodoro, in effetti, come ha detto il collega Minniti, c'è questo grosso problema dei fumi dell'aria, perché è vero che è un'area più, ehm, eh, diciamo, boschiva, però in realtà i fumi giù arrivano eh, nel nostro territorio, arrivano a Granarolo. La commissione la facciamo proprio perché le sentinelle dell'aria hanno notato un, un incremento di queste polveri sottili che hanno ovviamente delle conseguenze, purtroppo, eh, sulle malattie a livello oncologico. E, e i fondi per ehm, diciamo, elettrificare le banchine sappiamo che sono stati stanziati, quindi anche in questo caso ci si chiede perché non, eh, non siamo andati avanti su questa, su, su questa linea. E, eh, anche l'isola ecologica che viene fatta all'Agaccio di nuovo è un progetto che ci insomma ci lascia un po' perplessi perché comunque questo presupporrà un, uh, un passaggio da, nelle nostre zone via Bologna, Largo San Francesco da Paola che sono già appunto abbastanza martoriati per il discorso dei fumi e ci saranno ulteriori passaggi diciamo, e, e aumento dell'inquinamento cosa che è molto sofferta dalla popolazione direi che penso di avere detto tutto, grazie grazie consigliera Prego consigliere Ragundi, a lei la parola. Sì, buonasera assessore, buonasera a tutti i colleghi. Soltanto vorrei condividere eh, due o tre mie impressioni da straniero con la cittadinanza italiana, certamente. Eh, mi colpisce un po' eh, tutto questo documento che vede Genova come un'impresa che si considera poco l'importanza della persona perdendo il senso del dell'importanza di una persona, penso che dobbiamo farci una domanda su questo. Eh. No, non siamo robot, siamo persone con cuore. E una delle cose che mi colpisce è la mancanza di prevenzione contro la droga, contro l'alcol. Qua, San Pedarena, San Teodoro, i nostri ragazzi, molti di loro... Di, di, di fronte ai problemi che loro affrontano a casa, eccetera, che non sanno affrontare anche i loro problemi, fanno uso della droga, dell'alcol, penso che eh, il PNR deve essere indirizzato a aiutare a queste persone, a aiutare a questi ragazzi, a aiutare le scuole a portare avanti progetti per aiutare a questi ragazzi che sono il futuro dell'Italia. Le nostre scuole, le palestre, signor Assessore, sono molte povere. Sono insegnante di scuola e mi rendo conto che i nostri ragazzi fanno quello che... il professore di educazione motoria fa quello che può. Si sta prendendo poca cura e si sta dimenticando gli anziani. Dove sono i progetti per integrare gli anziani che non hanno niente da fare a casa? Dove sono i progetti per aiutare a loro? Non lo so. Che cosa accade in questo problema? Come straniero, anche mi colpisce che ci siano pochi progetti per integrare gli stranieri. Se li cerca molte volte gli stranieri nel momento delle elezioni, poi vengono loro dimenticati. Ricordiamo che il centro Oves è un è, è un centro, un quartiere multiculturale. Noi stranieri portiamo grande ricchezza anche a livello lavorativo a livello culturale, eccetera, all'Italia. Penso che è importante integrare a molti stranieri, integrare in la conoscenza della cultura, la conoscenza del buon convivere e aiutarle anche con un strumento di lavoro. Per ultimo, eh, soprattutto mi fa impressione anche che molte volte quando sono sulla strada e parlo con la gente, soprattutto con i commercianti, mi danno eh, la, loro, mi la loro preoccupazione che devono ormai purtroppo chiudere il loro negozio perché non riescono a gestire economicamente il loro negozio quindi lascio questa riflessione perché eh, magari vengano considerate queste realtà che sono state dimenticate grazie grazie consigliere prego consigliere Gambari a lei la parola Grazie, la ringrazio di essere qua. Io sono delegato al commercio di, del municipio e ho vissuto la faccenda Voltini, ormai de, della ferrovia, speriamo che vada a buon fine, però eh, con l'evento le, di S Lunga, Assessore, siamo in mezzo a due, a due potenze, che è la Fiumara, abbiamo S Lunga e noi siamo proprio in mezzo. Quindi abbiamo una marea, al di là dei voltini, perché si è sempre parlato di voltini, però e, e la cosa chiaramente mi, mi, mi appassionava, nel senso ce cioè, ne avevamo bisogno, però abbiamo tante serande saracinesche chiuse in tutta San Pier d'Arena, tutto centro-ovest, da, ovviamente da Via Buono Bozzi fino diciamo, al ponte di Cornigliano. Non abbiamo messo fondi delle aperture, fondi a tassi agevolati, fondi a, un po' come avete fatto nel centro storico. Questo noi eh, ci manca, perché alla fine se chiudono anche quei 10-15 negozi che rimangono, capisce che il degrado ormai è alle porte, nel senso non, non, abbiamo questi due grossi, grossi mastodontici palazzoni che, che ci uccideranno sicuramente, però abbiamo bisogno di negozietti, negozietti quelle cose che fanno luce per la strada e noi avremmo voluto avere dei fondi o perlomeno riuscire a capire non so tramite PNRR, regione, comune, un qualcosa come avete fatto uguale identico al centro storico. Lì ci siete riusciti, bene o male, comunque avete fatto dei fondi, avete dato delle possibilità ad aprire dei negozi. Magari eh, in... Coinvolgere i CIV, sicuramente, perché ne sanno più sicuramente tra un po' di, di noi del problema e come, come gestire però i negozi, perché poi, alla fine, se li diamo tutti aperture di frutta e verdura e kebab, allora diventa un altro, un altro degrado, perché poi i mini market, nonostante che c'è questi diciamo patti d'aria, però qua aprono lo stesso, perché più continuiamo a dire scusate, Assessore al commercio, perché apre? Eh ma una licenza spostata, eh hanno fatto questo, ma aprono, in qualsiasi modo aprono, quindi noi potremmo fare tutte le, le leggi che vogliamo poi trovano sempre l'inganno o, o ci giriamo intorno quindi questo sarebbe anche da affrontarlo un attimino perché se facciamo sempre aprire le stesse cose no, non ha senso quindi chiederei se si potesse avere un qualcosa anche per il commercio sarebbe utile. Grazie. Grazie consigliere. Allora, sì, grazie. Replichiamo. Cerco di essere puntuale nelle risposte. Mi avete fornito tanti stimoli e sono contento di poter avere l'opportunità di cercare di fornire alcuni elementi di chiarezza. Seguo l'ordine eh, delle domande così come sono state poste. Allora, inizio dal consigliere Lucia. Allora, intanto, ma questo è un tema che è emerso anche dagli interventi di altri consiglieri. Vorrei precisare che non ritengo corretto dire che il piano di San Pier d'Arena è un piano calato dall'alto senza nessun coinvolgimento del municipio. Se voi mi dite non siete mai venuti in consiglio municipale a presentarlo, dico è vero. Se voi mi dite che non c'è stata alcuna interlocuzione con il presidente del municipio e con la giunta municipale, dico non è vero perché è un piano che abbiamo condiviso. Dopodiché è anche vero che rispetto a percorsi di progettazione partecipata, secondo gli strumenti che conosciamo, oggi abbiamo una normativa che disciplina questi finanziamenti che ha scadenze draconiane che evidentemente non ci consente di immaginare dialettiche senza fine. Questo voglio che sia chiaro, perché quando esce un bando e ti dicono in un mese devi mandarmi 100 milioni di euro di proposte, se io buco quella scadenza perdo 100 milioni. Allora io non ho tempo per grandi processi di condivisione, ma questo è un problema nazionale. Quindi un bel tema sarebbe quello di rivedere anche gli strumenti normativi della progettazione partecipata alla luce di questi tempi che ci dà il piano nazionale di ripresa e resilienza. Detto questo, noi oggi lavoriamo su una progettazione preliminare. Questo vuol dire che quando giudicheremo ci sarà spazio per una progettazione definitiva, per una progettazione esecutiva, certamente per momenti di condivisione e di confronto. L'amministrazione poteva fare altre scelte, ha deciso di convogliare su questa delegazione una parte preponderante del piano nazionale che è rivolto alla città di Genova, questo credo che debba essere riconosciuto, poi possiamo discutere su alcuni titoli alcune cose potevamo farne in un modo, potevamo metterne altre va benissimo la discussione e benvenga, sono percorsi in divenire, non sono scolpiti nella pietra, quindi assolutamente io sono disposto ad affrontare questo tipo di dialettica. Per oggi credo che si debba riconoscere come fatto altamente positivo che abbiamo deciso di convogliare queste risorse importanti su questo territorio, risorse che non sono finite altrove. Ho spiegato perché si chiama Pui San Pier d'Arena, ma non riguarda solamente San Pier d'Arena, però vedete c'è un concetto di fondo che invece emerge dalla denominazione e dalla cronico PUI, piani urbani integrati, che voglio significarvi. E su questo rispondo anche in merito al tema di Lungomare Canepa, rispetto al quale vorrei essere chiaro, decisioni definitive non sono ancora state assunte. Dopodiché, che siano emerse rilevanti criticità nello sviluppo della progettazione della copertura. Questo da parte mia non sarebbe onesto negarlo, nel senso che ci sono dei problemi in termini di lievitazione di costi, perché parliamo di un intervento che doveva essere 40 milioni, oggi è ben sopra i 50, più 60 che 50, in tema di interferenze pesantissime con i sottoservizi, che come sapete in quella zona sono notevolissimi. In termini di impatti complessivi, perché ad esempio se fosse un problema di transiti di carichi eccezionali che ha determinato la progettazione nella progettazione un ulteriore innalzamento della copertura che va oltre ben 8 metri in cemento armato, quindi inevitabilmente ci stiamo ponendo alcune domande che poi è giusto anche condividere con il municipio. Questo nelle more di una eh, Progettazione di questa città che l'architetto piano sta facendo partendo da Waterfront, ma mai allargando a temi. Che riguardano il tunnel sul portuale, il futuro della sopraelevata, il tema della connessione e dell'integrazione di aree diverse della nostra città, che secondo me è la direzione in cui noi dobbiamo andare rispetto anche al grande argomento di San Teodoro, che condivido perfettamente. Allora, la sua visione, che devo dire poi, magari a gennaio-febbraio, quando saremo un po' più avanzati, io mi rendo disponibile anche ad intervenire in Consiglio Municipale. Eventualmente con personale tecnico, per pensare qual è un po' questa visione di questa ricucitura della città mh, nel segno del verde, perché di questo stiamo parlando, tra il levante e il ponente attraverso il tunnel supportuale. Se pensate che nel giro di pochi minuti in auto si potrà passare da Lungomare Canepa al Waterfront di Levante e attraverso tutto l'asse Bozzi. Gramsci Turati, anzi Bro Bozzi Turati, Gramsci. Chiaramente in una con la decisione di quello che sarà il futuro della strada sopraelevata, che sarà certamente abbattuta, se non tutta, comunque in buona parte. Allora, come dire, questa è la città dei prossimi dieci anni, di cui noi stiamo mettendo le basi, ed è una operazione di grandissima Rigenerazione urbana. Io credo che sia un'operazione importante, un'operazione dove i quartieri non sono suddivisi a compartimenti stagni, ma si integrano, si parlano. Allora, il ragionamento di Lungomare Caneva, del piano urbano integrato. Della riqualificazione. Voi in questo momento vedete un titolo sul 2024 che presto sposteremo sul 2023 che riguarda l'asse Gramsci Turati, ma che riguarda anche l'asse di Bozzi, poi nella connessione con Lungomare Canepa, questo credo che sia. Questa è la visione. Ecco, voglio darvi il senso della visione su cui noi in questo momento stiamo lavorando. Quindi, sul tema di Lungomare Canepa, ripeto penso che nel giro del, di poco, anche perché giustamente abbiamo delle milestones che dobbiamo assolutamente rispettare, io credo che nel giro di un mesetto saremo in condizione di prendere una decisione definitiva se quel progetto dovesse abortire ragioniamo su un parco lineare su lungomare Canepa, ovviamente con all'asse stradale dove sicuramente ci sarà un tema di eliminazione, presumo, di una corsia lato monte, di recupero di quegli spazi, di un grande inserimento di piantumazioni, di verde e tutto quello che vorrete suggerire. Sono disponibilissimo, c'è già anche un'interlocuzione su questi argomenti con il Presidente, perché giustamente deve essere un progetto di qualità. Il concetto è che se non si procedesse la copertura di Lungomare Canepa non è che l'operazione di Lungomare Canepa viene derubricata ci sono 15 milioni di euro su un asse stradale di un chilometro, un chilometro e mezzo, quindi parliamo di una cifra estremamente importante e sono sull'annualità 2023, quindi sono soldi che dobbiamo spendere, quindi abbiamo un margine per fare un'operazione di grandissimo livello che vada a mitigare, a ridurre le interferenze per coloro che vivono in Lungomare Canepa. E trasformi anche Lungomare Canepa in uno sbocco del quartiere di San Pier d'Arena. Quindi questo è l'obiettivo, anche perché poi non è Renzo Piano il progettista, ma se l'amministrazione deciderà di sposare quel tipo di visione, certamente posso dire che è un progetto di qualità. Questo mi sento di poter dire che è un progetto di, di grande qualità. Mm, per quanto riguarda velocemente le altre domande, allora il sottoponte, i 30 milioni, noi in questo momento, dunque, intanto quei 30 milioni sono le risorse che noi abbiamo ottenuto come prima tranche da parte del governo mm, sui residui della struttura commissariale. Perché vabbè, ora in supersintesi, siccome la struttura commissariale per la ricostruzione del ponte non ha utilizzato tutte le risorse che erano state messe a disposizione del decreto Genova, noi abbiamo chiesto al governo di lasciare quelle risorse per la riqualificazione di quell'area. In parte ci siamo riusciti, ne mancano 53, speriamo che ci vengano dati, c'era un impegno del ministro Giovannini. Allora, su quell'area noi stiamo facendo essenzialmente i seguenti interventi. Il primo la costruzione del Memoriale delle Vittime del Ponte che va in gara i prossimi giorni. La ludoteca, il parco la serra. Dopodiché stiamo intervenendo, come lei bene sa, anche qui sfruttando una quota di risorse di questo famoso Pui sul campasso, il progetto di sistemazione delle terre e la realizzazione della nuova strada del campasso. Questi sono tutti i titoli che vengono appoggiati su quei 30 milioni. I 30 milioni sono sovrabbondanti rispetto al finanziamento di questi titoli, ma noi poi dobbiamo lavorare anche sulla parte in sponda destra, che credo peraltro ricada sul municipio 6. Comunque poi naturalmente è un'unica area della città rispetto a cui, come sapete, l'architetto Boeri, lei lo ricordava, ha questa grande suggestione del cerchio rosso che in questo momento è una suggestione, perché non è un progetto, non abbiamo nemmeno uno studio di fattibilità sul cerchio rosso. Allora, noi ci siamo concentrati su questa prima parte per evidenti motivi, perché avevamo anzitutto la necessità di dare una risposta ai cittadini del Campasso, e lei lo sa bene, su questo tema di sistemazione delle terre, sulla realizzazione della strada. Avevamo la necessità, che comprendete tutti, di rispondere ai parenti delle vittime del ponte che ci sollecitavano la costruzione del memoriale. Dopodiché chiederemo all'architetto Boeri di entrare un po' più nel dettaglio di uno studio di, di fattibilità per cercare di completare questo progetto che è molto ambizioso, è un progetto sicuramente di mandato. Per quanto riguarda San Teodoro ho già detto, nella visione nostra non c'è San Teodoro, non c'è San Pierdarena, non c'è eh, Gramsci Caricamento, c'è un'unica area che si integra, che... È eh, adiacente al nostro porto e che ha una vocazione unitaria. Allora, in questa logica sicuramente fondamentale il tema dell'inquinamento che dobbiamo risolvere. Il progetto di elettrificazione delle banchine non è al palo perché è stato finanziato, ma non è un progetto che acqua al Comune di Genova, bensì l'autorità di sistema portuale. Ed è un progetto che proseguirà nei tempi del PNRR. Quindi vuol dire 2026, è il famoso pacchettone dentro cui c'è anche la diga, c'è anche questo progetto. Su San Teodoro ringrazio il consigliere Ferrari che ha ricordato una serie di interventi che sono stati fatti. Mi piace menzionare il fatto che stiamo chiudendo la cessione al comune del campo del rubatino in via Melegari e questo è fondamentale. Io mi sono preso la responsabilità di finalizzare questa operazione di acquisizione in maniera tale che una volta che questo campo sarà del comune, finalmente potremo sviluppare un progetto e soprattutto metterci in condizione di cercare le risorse per finanziarlo e recuperare quel campo fondamentale. Dico di più. Il mio impegno, siccome il titolo che riguarda il rifacimento di Piazza di Negro è un po' di anni che si trascina in avanti e noi dobbiamo intervenire in Piazza di Negro, io mi prendo l'impegno di anticipare questo titolo in una delle prossime variazioni del triennale nel 2000 del, già nell'anno prossimo, quindi il 2023, perché è un tema importante, un tema che sento. Sulle batterie. Dico la verità che diversi consiglieri mi hanno espresso questa eh, situazione, ignoranza mia non la conosco, però devo dirvi che da un paio di mesi abbiamo avviato un tavolo che io credo molto proficuo, permanente, di confronto con l'Agenzia del Demanio dove ci vediamo ogni mese e il prossimo incontro l'abbiamo il 23 di dicembre, proprio per esaminare come possiamo valorizzare oggetti che sono di reciproco interesse, ovvero oggetti rispetto a cui l'agenzia non ha più interessi e può trasmetterli al Comune a fronte di un piano di valorizzazione. Nella prossima seduta, che appunto sarà il 23 dicembre, inserirò l'argomento delle batterie di Sant'Odoro, eh, di Gra Granarolo, chiedo scusa. Se voi avete dei progetti da questo punto di vista, dei suggerimenti, ben volentieri, perché questo poi ci agevola nell'illustrare all'Agenzia del Magno quello che ci vogliamo fare in funzione del trasferimento. Allora, per quanto riguarda l'Atari, allora intanto chiariamo che l'Atari... Tra il 2021 e il 2022 non è aumentata, tanto che non abbiamo nemmeno deliberato le tariffe sul 2022 perché abbiamo applicato le tariffe del 2021. Che cosa è successo? Che mentre nel 2021 i comuni avevano fortemente chiesto al governo un'agevolazione sull'utenza. Domestiche sull'utenza non domestica che è stata data perché al comune di Genova sono stati dati 11 milioni per cercare di agevolare la tariffa anche dopo la pandemia e quant'altro. Quest'anno i comuni hanno fatto la stessa richiesta, il governo Draghi ha la respinta perché si è concentrato sul tema di, di calmierare gli aumenti energetici. Quindi le tariffe sono esattamente le stesse. Noi quest'anno stiamo cercando adesso di intervenire con un bando per cercare di sostenere i nuclei più disagiati e attività economiche che sono in maggiore difficoltà. Sapete benissimo qual è il problema della TARI del Comune di Genova, proprio in un secondo lo dico soprattutto a beneficio di chi per la prima volta siede in questo consiglio, che noi nel 2017 abbiamo trovato una situazione completamente fuori controllo con un debito del Comune di Genova verso Amiu che non era nemmeno iscritta a bilancio tanto che l'ultimo bilancio della giunta d'Oria fu approvato col parere contrario della ragioneria e della direzione società partecipate debito che è scaturito quindi di 180 milioni di euro che è scaturito a fronte dell'esplosione di costi derivati dalla chiusura della discarica di scarpino allora noi per due anni abbiamo mantenuto lo stesso livello di tari ogni anno stanziando 30 milioni sul bilancio per evitare aumenti, fino a quando giustamente la Corte dei Conti con una delibera che vi invito a leggere per l'autorevolezza e perché spiega la vicenda, giustamente ci ha detto, caro Comune di Genova, non può intervenire con agevolazioni strutturali perché in materia di tali vige il principio che inquina paga e quindi vuol dire che l'intero costo del servizio deve essere ribaltato sulla tariffa, quindi abbiamo fatto un piano di rientro per recuperare il debito del periodo 2014 e 2017. Questo che cosa vuol dire? Che la bolletta della nostra tari non si carica solo del costo della tari corrente, ma è incisa per quasi un 25% di un costo che si riferisce a rate che ci servono per chiudere un buco di bilancio che si riferisce al periodo 2014-2017. Quando finisce questo piano di rientro? Nel 2026. Questo vuol dire che dal 2027, se noi riusciamo anche a lavorare su alcune linee di efficientamento, la tari potrebbe discendere di circa il 20-22%. Faccio anche notare, e concludo sul punto, che il comune di Genova, pur avendo una tari indubbiamente alta, eh, se andate a vedere anche i dati di cittadinanza attiva, quasi tutti i comuni hanno aumentato il tributo, anche perché c'è un tema di inflazione, di costi di energia, noi l'abbiamo tenuto costante. Quindi non dico che non sia un problema, perché è un problema, dico che comunque e rivendico con orgoglio le manovre che l'amministrazione ha fatto, perché abbiamo ereditato un'azienda e chi è qui da tempo lo sa benissimo, che era sull'orlo del fallimento, non aveva la continuità aziendale. Eh, non aveva più gli affidamenti delle banche, un disastro totale, avevo 42.000 euro per pagare 1.500 stipendi, di questo stiamo parlando nel 2017, oggi un'azienda che ha stabilizzato i conti, le banche l'affidano, ha varato un piano industriale di 100 milioni di euro, quindi questi sono i dati, poi nel merito del piano industriale vi invito a parlarne con l'assessore Campora. La tariffa puntuale è l'obiettivo, indubbiamente, anche perché è un obbligo normativo che il legislatore sposta di anno in anno. I nuovi cassonetti che grazie a questo piano industriale abbiamo introdotto e che sono, lo sapete, si chiamano cassonetti intelligenti, sono proprio funzionali all'introduzione del sistema di tarifazione puntuale. Su questo però lasciatemi dire che pur essendo un sistema sacro santo... Tutto da capire quanto andrà ad incidere sulla riduzione dei costi, perché le città che in Italia hanno introdotto la tarifazione puntuale non hanno sempre conosciuto una riduzione di costi. Comunque questa è la linea giusta e noi dobbiamo andare in questa direzione e lo stiamo facendo. Per quanto riguarda il tema del decentramento, allora, anche qua chiariamoci perché ci tengo a spiegarlo bene, perché è un tema ricorrente. Allora, eh, il comune sta mettendo, facciamo l'esempio del piano di San Piero d'Arena, qualcosa come 90 milioni di euro su questo territorio. Ok, molti di questi interventi sono manutenzioni straordinarie. Allora, questa visione dicotomica eh, separatista per cui il municipio eh, allora ci viene debitato di avere cancellato 281 mila euro del cosiddetto conto capitale dei municipi che poi non esiste il conto capitale dei municipi perché esiste l'unico bilancio del comune di Genova ed esiste il conto capitale del comune di Genova quindi anche qui chiariamoci anche proprio vorrei dire sul, sulla semantica allora ma secondo voi i problemi manutentivi di un territorio complesso come quello del municipio centro-ovest davvero si risolvono con una dotazione di 281 mila euro o immaginiamo anche all'epoca della giunta d'Oria per due anni furono 681 mila euro, c'è stato rimproverato di avere cancellato 681 mila euro. Allora, noi rifiutiamo questa visione perché noi pensiamo che i municipi fanno parte di un sistema integrato del comune di Genova, che le aree tecniche dei municipi devono parlare con le nostre direzioni centrali, che le nostre direzioni centrali devono mettere a disposizione dei municipi le risorse per fare le attività che ritengono necessarie, dove l'area tecnica assume una responsabilità di gestione, ma nello stesso tempo. È anche giusto, secondo noi, sgravare il personale amministrativo e tecnico del municipio di una, di una serie di oneri di tipo burocratico come possono essere quelli legati alla contrazione degli appalti. Allora, vi faccio un esempio per capire più di mille parole e per spiegare qual è la visione sinergica di questo processo che appena iniziato. Il tema degli sfalci, che è un tema... Delicato, no? In questa città non possiamo più utilizzare agenti chimici, lo sapete benissimo, quindi un appalto di contenimento della manutenzione. Stiamo andando in gara con un grande accordo quadro Sfalci di un milione di euro, con una formula flessibile per cui via via che si renderanno disponibili le risorse lo potremo integrare, lo dividiamo per nove, dopodiché il direttore... Dell'otto, quindi nove perché sono nove i municipi. Ci sarà il direttore, il RAT, quindi direttore dell'area tecnica del municipio, che sarà direttore dei lavori di quell'otto. Quindi sostanzialmente vuol dire che io do lo strumento, dopodiché deciderà il municipio le priorità dove intervenire, perché ci possono essere strade dove è sufficiente che intervenga una volta all'anno, magari ci sono strade dove devo intervenire cinque volte all'anno. Allora andiamo in questa direzione. Secondo me questo è un modello più funzionale, perché poi l'obiettivo finale non è mio tu, o tuo chi gestisce il tesoretto, fermo restando che è stato definito un tesoretto, ma mila euro per la manutenzione è una goccia nel mare. Questa è un po' la logica con cui vogliamo gestire, ad esempio gli accordi quadro, ci sono circa 16 milioni di euro di accordi quadro che riguardano le manutenzioni diffuse. Quindi la visione è quella di integrazione, è una visione sinergica, dove si lavora insieme, dove l'area tecnica del municipio si occupa della gestione più puntuale, le direzioni centrali devono dare sostegno all'area tecnica e possibilmente, compatibilmente con le risorse che abbiamo, anche... Eh, una azione volta ad integrare il personale dell'area tecnica che è iniziata lo scorso anno, ad esempio con l'introduzione di figure di operai, giardinieri e eh, quant'altro. Eh, a te, eh, sto guardando. Vabbè, allora su Villa Tomati ok non conosco benissimo questo dossier. A proposito di Villa, torno un attimo a Sant'Eodoro, Villa Rosazza è un tema assolutamente importante. Sapete che Aster ha fatto alcuni interventi, ma quando parlo di Villa Rosazza parlo anche della villa edificio. Ho fatto recentemente un sopralluogo dove, dire, dove devo dire ho scoperto una realtà stupenda. La scuola di danza. È, non è, allora, allora quel, quello è un edificio del comune di Genova. Che è stato dato in. Che è stato, no, ci sono anche ucraini dentro. Eh, questo, è questo interessante. Dove sono stati fatti dei lavori importanti di riqualificazione e ci sono progetti significativi per la città. Abbiamo un tema sul rifacimento del tetto, ma vabbè. Centro civico. Allora, il tema del centro civico, intanto. Noi, come sapete, abbiamo già giudicato la gara d'appalto per il rifacimento del tetto del centro civico Buranello. Ho già l'impresa, devo fare il contratto. Che cosa osta fare il contratto in via libera da Roma? Perché noi abbiamo appoggiato questo intervento del centro civico su un finanziamento dello Stato che si chiama Rigenerazioni Urbane e che sostanzialmente ci hanno promesso che entro il 31 di, di, scusa, di agosto lo sbloccano perché ora non entro nel tecnico, c'è un tema di modulazione temporale di questi finanziamenti. Uh, per quanto riguarda il tema della cultura, allora chiariamoci, non è che ci sono capitoli specifici sulle singole attività municipali. Il finanziamento in parte corrente del municipio, io non l'ho mai toccato, devo dire che ho ereditato quello che ho trovato nel 2017 pur non capendone alcune logiche. Datemi atto che tutte le volte che c'è stata la possibilità di integrare i capitoli di parte corrente perché si sono aperti degli spazi a favore dei municipi, l'ho sempre fatto e continuerò a farlo. Dopodiché, se ci sono interventi meritevoli di particolare sostegno in termini di eventi, in termini di cultura, tutto quello che volete che vogliamo condividere perché necessitano di finanziamenti, siamo assolutamente disponibili, cioè facciamo una programmazione da questo punto di vista, non abbiamo nessun tipo di difficoltà. Mm, mi risulta devo dire ho parlato col direttore Libermore del Teatro Nazionale, ci sono progetti anche interessanti e ambiziosi sul Teatro Modena che è un'eccellenza di questo territorio. Mm, ripeto, massima disponibilità. Voi non dovete pensare che il fatto che non ci siano capitoli dedicati alla cultura piuttosto che altre eh, poste di bilancio eh, dedicate ad azioni specifiche significhi disimpegno da parte dell'amministrazione. Ripeto, se avete delle proposte, ci siamo e siamo pronti a condividerle e a finanziarle. Eh, velocemente, allora il consigliere Ar Aragondi allora, sono piuttosto in disaccordo con l'affermazione un po' generica secondo la quale in questi documenti non ci sia un'attenzione alla persona, perché la persona è il fine di questi documenti, perché noi tutti, tutti, maggioranza, opposizione, giunta, siamo qui per servire la persona. Quindi, questo ci tengo a chiarirlo. Ci rompiamo le scatole fino alle nove di sera, perché siamo accomunati da questa istanza. Allora. Mm, sui temi importantissimi che lei ha menzionato, le fragilità, le tossicodipendenze, l'alcolismo, l'integrazione, c'è un impegno enorme dell'Ente. La linea di DUP che riguarda la parte sociale e la parte istruzione è di 180 milioni di euro è più del 20% di tutto il bilancio del Comune di Genova e sono poste in continuo incremento. Dopodiché è chiaro che su questi temi si deve fare un ragionamento integrato con le ASL, con la Regione, perché parliamo di un'integrazione sociosanitaria che è assolutamente indispensabile e necessaria. Vi ricordo che uno degli interventi che abbiamo su Villa San Teodoro è proprio un finanziamento PNRR sociali che va nella direzione che lei giustamente ha evidenziato che mi sento di condividere da questo punto di vista. Eh, su commercio sono d'accordo, noi stiamo facendo delle valutazioni per replicare il meccanismo centro anche in San Pier d'Arena. Chiaro, poi lei conosce la materia meglio di me, sa benissimo che abbiamo dei limiti negli strumenti normativi, perché quello che lei ha detto io lo sottoscrivo in pieno. Bisognerebbe che le amministrazioni comunali venissero messe in condizioni di guidare lo sviluppo commerciale dei territori. I patti d'area non sono strumenti sufficienti e lo condivido anche perché ha posto un tema correttissimo, ci sono mille modi di elusione, quindi figuriamoci se non sono d'accordo, però è un tema normativo perché tutta questa legislazione dal 2006 avanti è stata improntata a principi di liberalizzazione selvaggia rispetto a cui le stesse amministrazioni comunali hanno difficoltà perché tutte le volte che proviamo ad adottare provvedimenti restrittivi puntualmente arriva ricorso al TAR e lo perdiamo. Quindi questo è un punto che io raccolgo ma rispetto all'interlocuzione che devo avere con il governo perché su zone che noi andiamo a identificare che necessitano di un rilancio, di una riqualificazione del tessuto commerciale è giusto procedere come lei in effetti ha indicato. Credo di avere risposto a tutte le domande e vi ringrazio. Posso? Allora, Johnny, allora, questa è una vecchia storia, nel senso che... Allora. No, però allora, anche lì, però anche lì, chiariamoci: questa è una domanda di bilancio ed è giusto rispondere. Allora, noi abbiamo all'incirca 4 milioni di euro all'anno di ono di urbanizzazione, pochi soldi, eh? Pochi soldi. Confluiscono in un capitolo che riguarda l'intera città. Quindi, poi io capisco quello che lei, cioè, ho capito il punto dove vuole arrivare, però mh, è un po' difficile nel senso che. Proprio per normativa di contabilità non è scritto da nessuna parte che gli oneri di urbanizzazione ritratti su un territorio devono restare sullo stesso territorio. Naturalmente noi li usiamo per coprire mille cose. Io gli oneri di urbanizzazione li uso ad esempio per coprire tutti i lavori di Aster, li uso per ridurre l'indebitamento dell'ente, ma parliamo di cifre marginali a fronte di interventi di piano finanziate con risorse. Per lo più statali, che sono molto più ampie. Poi, mh, diverso è se rispetto al tema di Esselunga, che però non ho seguito direttamente perché non sono assessore al commercio, ci sono progetti che magari vengono proprio dal mondo del commercio, di riqualificazioni, eh, di miglioramenti. Decidiamo come finanziarli, che poi lo facciamo con gli oneri di Esselunga, con altre risorse. Questo, voglio dire, è importante che si facciano. Grazie Assessore. Prego Assessore Mazzucchelli, a lei la parola. Sì, sì, allora vado allora, a qualche osservazione sulle risposte che sono state date, e ringrazio naturalmente anche comunque per la, il contenuto e la sintesi. Proprio delle riflessioni, quasi forse più da cittadina che non tanto da soggetto istituzionale e municipale. I eh, grandi progetti: progetto Lungomare Canepa e progetto Parco Sottoponte. Sono stati presentati eh, e i cittadini li, li hanno percepiti, hanno avuto una, una presentazione, una, una campagna di comunicazione veramente mh, di grandi dimensioni e di grande risonanza. E i cittadini li hanno acquisiti per come sono stati presentati in quel momento. E qualche perplessità mi sta creata perché parco sotto il ponte c'è cioè una progettualità, un'esecuzione di 10-11 anni. Capisco benissimo che tra la parte, come dire, comunicativa, eh, ideale e la parte esecutiva ci sia differenza. Però i cittadini hanno percepito come cosa fatta, per come è stata presentata. Quindi l'invito è comunicare realmente quello che si può fare, sottolineare il fatto che ad esempio lungomare cane, ma ci possono essere delle criticità. Quando c'è stato l'incontro, le persone che hanno i cittadini che hanno partecipato hanno creduto esattamente a quel tipo di progetto. Quindi eh, una comunicazione effettiva, quindi questa è la nostra visione, ma non è un progetto esecutivo, è una visione che può comunque essere soggetta a criticità, proprio per i cittadini, per i cittadini netta. Sul quanto riguarda la disponibilità di risorse da parte dei municipi. Eh, L'importante è che queste scuse ci siano. Comunque, quel, quelle cifre nelle precedenti amministrazioni erano cifre che garantivano una certa autonomia gestionale dei municipi e quindi una dignità dei municipi stessi. Noi riceviamo tantissime segnalazioni dai cittadini via mail, da tutti noi ovviamente, ma questo è successo ai consiglieri, procedendoci no? per strada, ci chiedono e ci avanzano. Il problema è che noi ci troviamo proprio dialogando con l'area tecnica che pubblicamente ringrazio perché fa un lavoro veramente impegnativo e di grande livello e molto collaborativo, però poi in difficoltà effettivamente esecutiva. Cioè, il Sindaco Bucci dice: No, i municipi hanno risorse infinite. Peccato che ad esempio io come alla scuola ho ricevuto eh, delle osservazioni, ad esempio, i giochi. Noi il presidente eh, Mandato avevamo 15.000 euro di risorse ogni municipio per i giochi. Ma è nulla, è nulla, è assolutamente nulla. Quindi, voglio dire, comunichiamo le cose in maniera adeguata, quindi, capito? Un conto è comunicare, un conto puoi gestire, e della gestione è complessa, questo lo riconosco, ci mancherebbe ancora. Uh, un altro tema, Villa San Teodoro. Ho visto nel viadino Col, eh, perché ieri ho partecipato alla commissione, c'è cioè l'assessore Rosso. Ci siamo poi incrociati. Uh, allora, ho visto che è destinata quindi, a un tema che mh, io voglio, voglio sottolineare perché è un tema mh, a cui tengo molto. Ce ne sono tanti, ma questo in particolare perché me ne sono occupata recentemente. L'assessore Rosso giustamente diceva l'apertura del, delle accoglienze notturne per l'emergenza freddo, di cui appunto una in via Chiusone, quindi in zona via Paolo Reti.

bene, allora Villa San Teodoro sarà quindi una stazione di posta un house um, temporaneo, quindi un'accoglienza per i senza fissa dimora eh, persone che appunto persone che, eh, nel nostro territorio devo dire sono molto mh, oggetto di attenzione e di grande sensibilità da parte delle persone questo lo devo sottolineare eh, ci saranno circa un paio d'anni perché questa venga realizzata eh, l'accoglienza di via Cusione è, in è iniziata il 9 di dicembre, sono state accolte 12 persone eh, e questo progetto dovrebbe terminare eh, a marzo, quindi dovrebbe cessare l'emergenza freddo. Quello che ho chiesto è questo: visto che nel que la villa Sant'Edoro sarà realizzata entro due anni, cioè più o meno tra due anni. Perché non mantenere questa, uh, questa, questo punto di accoglienza? Perché comunque si sta cercando, si sta costruendo un circuito positivo, c'è molto come, uh, come dire, attenzione verso queste persone. E noi, ripeto, alcuni li conosciamo personalmente. Ricordo eh, che a fine di luglio era mancato un, un senza fissa dimora molto ben conosciuto nel nostro territorio ed è stata una condivisione con la, con la comunità di Sant'Egidio, con altre persone estremamente importante. Per cui quello che chiedo anche un, un, un mantenimento di questa struttura e un mantenimento di attenzione ma in, questa, in questo momento verso le persone più fragili e più sensibili. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Formichella. cerchiamo eh, L'assessore fra pochi minuti andrà via, quindi cerchiamo di fare interventi più. Buonasera interventi a tutti, così. grazie Presidente, grazie Assessore Picciocchi di essere qui presenti insieme a noi questa sera. Ma io volevo semplicemente fare una breve considerazione ed eventualmente chiedere appunto una delucidazione all'assessore Picciocchi qui presente. La considerazione è questa, e si parla spesso e volentieri di grandi progetti, grandi progetti come possono essere per quanto riguarda il nostro municipio eh, il parco del ponte, piuttosto che il progetto del lungomare Canepa, che per carità, per quanto mi riguarda, ben vengano se sono progetti che servono per riqualificare un'area, riqualificare il quartiere, e, diciamo rendere sotto certi punti di vista più competitiva anche eh, la città di Genova però eh, credo e eh, sono fermamente convinto che oltre ai grandi progetti eh, sia importante tenere sempre in considerazione eh, la manutenzione la manutenzione sia ordinaria che straordinaria eh, del nostro municipio a tal proposito chiedo eh, gentilmente all'assessore Picciocchi e se può fare una breve sintesi insomma, di quelli che saranno eh, i fondi diciamo, destinati in merito alla manutenzione eh, ordinaria e straordinaria del nostro municipio eh, previsti in questo eh, piano eh, triennale? Siccome, eh, siccome io sono un, assessore, un consigliere neoeletto e risulta, eh, mi risulta alquanto difficile interpretare eh, diciamo, tutti i documenti che ci sono stati giustamente inoltrati, volevo capire insomma, in merito alla alla manutenzione e straordinaria del nostro municipio eh, quali sono eh, i fondi. Un'altra domanda, eh, si è parlato dell'area eh, del sottoponte, del Parco del Ponte, volevo capire eh, in merito ai palazzi di via Porro sfollati eh, che so che attualmente sono in fase di ristrutturazione, eh, che cosa attualmente ha intenzione di fare il Comune. Grazie prego consigliere Ciconte Grazie Presidente, grazie Assessore. Mi sentite? Ok, eh, ho letto che nel piano eh, triennale dei lavori pubblici è previsto, sono previsti eh, 1 milione e 250 mila euro per la realizzazione di un asilo nido nelle strutture del Matitone. Quello che vorrei capire è: è un asilo nido di cui fruiranno tutti i cittadini del municipio o è un intervento che agevolerà eh, solamente i dipendenti comunali? Non mi fraintenda, io non sono contro perché è chiaro che un asilo nido. Eh, aiuta i dipendenti e i lavoratori a, ehm, diciamo, mh, a gestire eh, la vita familiare e la vita lavorativa, ma credo che se è un'opera solo a vantaggio dei dipendenti comunali non sia giusto classificarla come un intervento a favore del municipio. Secondariamente, un'altra domanda. Viviamo in una città dove l'età media è sempre più crescente, dove i giovani devono emigrare per realizzarsi professionalmente. Cosa prevedete di fare? Quali interventi, quanti soldi avete eh, stanziato o prevedete di stanziare nel bilancio per l'occupazione giovanile? E, in, per quanto riguarda la stesura del bilancio, volevo capire se il sindaco dei giovani e la consulta sono stati interpellati, visto che rappresentano i giovani di questa città. Grazie. Yeah. L'ultimo intervento velocissimo, sì, sì, Morabito, e poi replica l'assessore. Un attimo, eh, eh, i vigili che, che sono stati portati via dal centro ovest quando torneranno qui, e poi eh, sì, ci sono nove vigili che, che eh, sono giù nei, nei, nei vicoli, mi hanno detto, cioè che di notte vanno, vabbè, eh, fanno eh, i loro turni lì, sono andati molto veloce, e poi eh, un'altra cosa, ecco. Di notte succede sempre, è praticamente, di tutto: che spaccano qui, che rompono là, è di notte che serve più attenzione. Di giorno ti fermano tutti: vigili, pompieri, carabinieri, spazzini, calabresi, cioè ti fermano tutti. Di notte dormono tutti quanti. Grazie, assessore, sa che la stimo. Eh? Grazie, consigliere. Posso aggiungere? Solo... Sì, velocissimo, un secondo. No, su Villa Sant'Eodoro io ricordo che. Eh, c'è un atto di donazione, lo sa meglio di me, perché che quella struttura lì è, nell'atto c'è scritto che deve essere donata soltanto e esclusivamente nell'atto ad anziani handicappati della zona di San Teodoro. Io non vorrei che poi se facesse una cosa se andasse contro il testamento, è stato lasciato da Don Bruno Venturelli, tutto lì. Grazie consigliere, prego. Vice sindaco, hai la parola. Sì, non mi sono occupato direttamente di questa questione, so che l'avevano affrontata, so affrontata, però magari poi su questo ci, ci riaggiorniamo. Allora, intanto, tema giovani, eh, dunque, anche lì sono dati che vanno, secondo me, esaminati in maniera un po' articolata: nel senso che la città ha un problema di natalità, questo è un fatto indiscutibile, peraltro, consentitemi. Purtroppo lo dico con sofferenza: io sono padre di sei figli, è un problema di natalità del mondo occidentale, della cultura occidentale, su cui ora non indaghiamo le cause. Però non è che la nostra città è in situazione isolata da questo punto di vista. Quindi questo ci tengo. Il presidente consigliere aveva parlato del tema degli anziani. Io ricordo che il Comune sta sostenendo dei progetti importantissimi sugli anziani, come quello della comunità di Sant'Egidio sul tema Diva gli anziani, che è il supporto domiciliare alle persone anziane della nostra città. Allora, c'è una mobilità passiva di giovani che vanno via, c'è anche una mobilità attiva. L'università ci sta dando dei risultati molto incoraggianti di continuo incremento del numero delle matricole e sono soprattutto ragazzi che vengono dall'estero. Noi stiamo lavorando tanto con l'università. Sul tema dei servizi che oggi sono fondamentali per rendere attrattivo l'ateneo, quindi mi riferisco agli studentati, e qui rispondo sul tema di via Porro: non mi ricordo chi lo ha posto. Io ho portato un mese e mezzo fa il Magnifico Rettore in un sopralluogo in via Porro perché uno, una delle destinazioni che vorremmo imprimere alle palazzine che stiamo ristrutturando è proprio quella di appartamenti per visiting professors che vengono nella nostra città, risiedono per periodi medio lunghi, no eh, da 3-4 mesi a un anno e che vorremmo alloggiare lì, eh, mi sembra un fatto importante. Mm, e tra l'altro avevamo ragionato anche di inserire proprio uno studentato in via Porro, probabilmente ci sarà del social housing. Eh, con i, sindaca i sindacati dei pensionati ci hanno chiesto di immaginare, di immaginare anche un signor housing poi insomma anche questo è un tema piuttosto ampio adesso non abbiamo il tempo di approfondirlo ho ricordato che l'amministrazione, io sono orgoglioso di questo dato quest'anno ha assunto 822 persone sono soprattutto ragazzi e sono molti ragazzi che vengono da fuori e lo senti anche dall'accento, dalle parlate che ci sono nei corridoi questo è un fatto positivo, quindi... Se indubbiamente abbiamo un tema di giovani che si spostano, però è anche giusto guardare i giovani che arrivano in un contesto mondiale delle società occidentali che, comunque, sempre di più è, è caratterizzato da un'enorme mobilità delle nuove, delle nuove generazioni. Sul territorio abbiamo anche eccellenze, una su tutti, ma sono tante. L'altro giorno ero, credo che sia ancora no? sul territorio, anzi, decisamente, ero a Torre Fiumara. Ho partecipato a un bellissimo corso di cyber security organizzato da Leonardo, che è un'eccellenza assoluta sul territorio di questo municipio, e c'erano moltissimi giovani, italiani, stranieri, non di Genova, che lavoravano in Leonardo. E questo voglio dire, quando parliamo di questo problema dobbiamo secondo me vedere anche l'altra parte, nel senso che la nostra città su alcune filiere sa essere attrattiva anche di persone più giovani. Eh, sui vigili, francamente, non so rispondere. Mm... Poi, che altra domanda è stata fatta? No, giusto un piccolo cenno sul tema della funivia. È vero, l'ambisce il territorio, però, questo, siccome ora non abbiamo tempo di approfondirlo, io invece ne sono un convinto sostenitore perché questo intervento è volano. Di una riqualificazione complessiva del sistema delle fortificazioni. Poi alcuni temi che sono stati posti non sono corretti perché Forte Sperone non era mai entrato in questo tipo di progettazione. Abbiamo altri progetti per, Fonte, per Forte Sperone, anche perché banalmente Forte Sperone è un intervento che abbiamo quotato in 22 milioni di euro. E abbiamo altre prospettive, però. Uno, perché ne ho parlato, agganciandomi a questo, non intendo entrare nel merito oggi, perché uno dei progetti che approviamo in giunta eh, questa settimana, no, don, non penso domani, ma la prossima giunta, prima di Natale, è il progetto di fattibilità del collegamento ciclopedonale tra eh, Forte Begato, quindi hub della Funivia, Forte Tenaglie, Forte Crocetta, Forte Belvedere. E questo è un progetto importantissimo sapete che abbiamo appena giudicato il sistema ciclopedonale di collegamento dei forti di levante e quindi parliamo dall'hub sino a forte diamante per capirci e dall'arrivo della funicolare del righi sino a forte diamante lo stiamo completando in una visione integrata dove questo spazio straordinario per la nostra città, che è unica al mondo, può diventare un luogo di sport outdoor veramente straordinario, capace di esercitare una enorme forza attrattiva. Va bene, aspetti che la consigliera Gaglianese aveva ancora una domanda, poi se non mi fa un'espressione di sentimento. Grazie presidente, eh, anche mio marito guarda, continua a scrivermi. <ride> ah, eh, assessore, mi scusi, eh, non, magari non c'entra niente. È una richiesta che faccio che magari col bilancio nulla che a vedere, però mi sento di farla da questo municipio, visto che lei ha citato la questione del Teatro Modena che è un'eccellenza un e quant'altro. Ecco, io da qui lancio una proposta che credo che sarebbe condivisa, sarà sicuramente condivisa da tutto il consiglio per quanto riguarda qualche giornata che venga destinato al nostro territorio come già in passato era per eventi diciamo straordinari tipo non so una recita di centinaia di bambini che sul territorio noi abbiamo e non abbiamo una struttura dove poter nelle pieghe del bilancio magari inserire uno due tre barra qualche giornata a destinazione del territorio per questi eventi quindi eh, le, la, non so se di competenza sua o di chi sarà, però se l'appunti come dicono e magari ci dia qualche risposta, se possibile. Grazie. Va bene, grazie. Sul teatro Modena abbiamo ottenuto dei finanziamenti di PNRR di efficientamento energetico del teatro. Questo ci tenevo a ricordarlo che ho veicolato attraverso il Teatro Nazionale, quindi non passano per il Comune di Genova. Consigliere Rondoni, prego velocissimamente perché vedo che l'assessore sta giustamente eh, lasciandoci volevo ringraziare a nome di tutto il gruppo Vice Genova per essere intervenuto questa sera un intervento importante prezioso di grande competenza e che ha dato tantissime risposte a noi consiglieri e ai cittadini che ci seguivano in diretta streaming grazie e buon lavoro grazie, grazie. la ringraziamo Comunque, volevo dire che l'acqua l'ho dovuto comprare io, il computer questo è mio, eh? quindi risorse ai municipi Forse ne ha bisogno va bene. Bene, consiglieri, rimaniamo concentrati. Ci sono altri interventi? Ci, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Lucia, lei la parola. Avremmo presentato come gruppi di maggioranza un ordine del giorno che abbiamo già eh, consegnato ai consiglieri del municipio, se, se fosse possibile discuterlo. Prego, prosegua con la lettura. Grazie mille. I gruppi del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, della lista Rosso Verde e della lista civica Genova Civica con Ariel Dellostrologo presentano questo ordine del giorno in merito all'argomento eh, de, del bilancio e del piano triennale. Vada la lettura. Vista la proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio Comunale sui documenti previsionali e programmatici 2023-2025, atto numero 2022 di L470 del 28 novembre 2022, la, vista la richiesta di espressione del relativo parere ai municipi ai sensi dell'articolo 59 del regolamento sul decentramento e partecipazione municipale, ritenuto che i documenti previsionali e programmatici di bilancio di previsione rappresentano il momento principale di discussione e confronto rispetto alla funzione programmatoria dell'ente e quindi del ruolo che viene svolto dal Comune del disegno del, della, della gestione del futuro della città, che il rispetto formale delle regole sui tempi di valutazione non corrisponde al tempo da ritenersi congruo per una valutazione non approssimativa ma di merito, consapevole e informata sul documento bilancio, composto da più di 600 pagine di elevata complessità in cui sono contenute le linee di intervento programmatico politiche della Giunta. Che è mancato il necessario confronto tra le assemblee degli eletti in sede comunale e in sede municipale. Vissuto da questa amministrazione come un ostacolo all'accelerità delle decisioni. Esso rappresenta invece il momento cruciale della discussione sulle azioni introdotte e le scelte strategiche del futuro, dove agli aletti è permesso di evidenziare i nodi critici e offrire spunti di riflessione agli esponenti della Giunta. È un confronto che dovrebbe nascere dalla coscienza del ruolo ricoperto dalla Giunta, non più di parte, ma di tutti gli elettori cittadini di Genova che l'elaborazione del DUP avrebbe dovuto coinvolgere i municipi proprio per il loro ruolo di intervento di prossimità, rimasto tale anche dopo le riforme di questa giunta che ne hanno mortificato il ruolo. Che sia condivisibile la ricerca di sempre una maggiore efficienza della gestione pubblica, ma che l'efficienza non può essere utilizzata come alibi per privare i consigli del loro ruolo regolamentare, di controllo e del ruolo politico di partecipazione al governo della città che un percorso congruo nei tempi e nei modi di condivisione del bilancio avrebbe consentito di approfondire tutte quelle voci afferenti risorse e progetti in capo ai commissari straordinari, tra cui il Sindaco, atteso che da una parte sostanziale degli interventi che incideranno sul futuro della città è deciso in sedi che non prevedono il coinvolgimento dei municipi e del Consiglio Comunale doveva essere previsto un percorso preliminare di confronto per cercare di garantire una regia unitaria e comune condivisa. Considerato che, nonostante le ingenti risorse a disposizione dell'ente, grazie al PNRR, i progetti presentati non rispondono all'obiettivo del piano, di essere veicolo e strumento di trasformazione della città. Sono stati utilizzati invece fonte di finanziamento per progetti spot e slegati tra loro senza una visione di insieme dei problemi e delle criticità cittadine. La grande opportunità rappresentata dal PNRR avrebbe dovuto essere sfruttata per affrontare i grandi problemi della città, quali a titolo ed esempio, e senza voler essere esaustivi, la sempre crescenza di disuguaglianza tra persone e tra territori più abbienti e meno abbienti, l'aumento della povertà, un mercato del lavoro sempre più in crisi e stagnante, caratterizzato soprattutto da una cattiva qualità del lavoro giovanile, il crescente divario digitale e generazionale, foriero di nuove disuguaglianze nell'accesso ai servizi, la mancanza di reali opportunità di trasformazione ecologica, che al di là di interventi di facciata rendano la nostra città pronta a rispondere alla grande sfida del secolo di ricercare una maggiore sostenibilità dal punto di vista ambientale. Mancano le risorse necessarie alla cultura, derubricata marketing culturale. L'impresa e il profitto sono diventati il primo indicatore di scelta, sacrificando le biblioteche, i centri civici, le associazioni culturali del territorio. La cultura non merita investimenti se non si tramuta in evento possibilmente grande, sacrificando l'interesse dei cittadini alla crescita culturale, a prescindere dal quartiere e dalle condizioni economiche di ognuno. Nei documenti previsionali e programmatici si rileva uno scarso investimento sulle manutenzioni puntuali e diffuse, che unito al processo in corso di accentramento delle funzioni e delle decisioni riguardo agli interventi dai municipi al comune, realizza il disegno di un ente più attento alla realizzazione di vetrine e progetti singoli e disconnessi anziché alla cura della città. Si rileva un nuovo e maggior ricorso all'indebitamento per la realizzazione di progetti che... Che anziché essere vettori di trasformazione del tessuto urbano e sociale, rispondono a logiche commerciali, di marketing e rivolte ad una residenzialità del lusso, contribuendo nuovamente ad acuire le disuguaglianze tra persone e tra territori. Vi è un costante aumento delle tasse comunali, in modo particolare tali ed IRPEF che colpiscono tutti i cittadini genovesi, già provati dalla pandemia di questi anni e dall'aumento delle bollette delle utenze a causa della crisi energetica. Inoltre, l'aumento delle imposte locali paradossalmente coincide con un decadimento dei servizi pubblici, come la raccolta dei rifiuti, i servizi sociali, il trasporto pubblico e i demografici. Rilevato che il quartiere di San Teodoro negli investimenti sull'anno corrente 2023 ovvero anno sul quale in linea di massima sono garantiti gli interventi, è completamente escluso da ogni investimento se non con alcune briciole. Gli investimenti del PNRR previsti su San Pierdarena dovrebbero essere condivisi con la cittadinanza, il Consiglio e le commissioni municipali da parte dell'amministrazione comunale, perché siano scelte veramente partecipate e prioritarie per il territorio. Si insiste con l'insediamento a San Pierdarena di una pesante servitù cittadina, come i depositi chimici. È necessario il risanamento della zona compresa tra piazza Barabino, via Avio, via Buranelle e via San Pierdarena attraverso azioni volte allo smantellamento del distretto gioco-alcol-prostituzione, con una migliore configurazione delle strade commerciali e la qualificazione dell'area ex-enel. È altresì imprescindibile un intervento deciso sul decoro urbano con il potenziamento delle risorse per aree verdi, pulizia e per i nuovi sistemi di raccolta e di intervento, soprattutto in relazione all'abbandono dei rifiuti ingombranti e le carcasse degli automezzi. Alcune nuove opere, quelle inutilmente riproposte ogni anno nel piano triennale dei lavori pubblici senza trovare realizzazione, si diffidenzia che slittano negli anni successivi al 2023, mentre visto l'ambito sarebbero urgenti e quindi da anticipare come da legato 1. Viste le notevoli risorse nazionali a disposizione, mancano investimenti su aree e zone dei nostri quartieri perché ci sia una vera e propria idea di città nella città del nostro municipio. E vado a elencarvi l'allegato 2. Proponiamo un piano di valorizzazione delle ex batterie di Granarolo e degli Angeli in modo da facilitarne il passaggio dal demanio. Investimento per la realizzazione di un presidio sociosanitario nel quartiere di San Teodoro. Acquisizione delle aree demaniali nella zona degli Angeli da restituire al quartiere. Messa in sicurezza idrogeologica delle zone del Campasso, Piazza Montana e completamento del collettore Barabino. Acquisizione dell'edificio che veniva utilizzato dall'ASL come sede del CERT in via San Pier d'Arena per destinarlo ad attività dei nostri servizi sociali. Trasferimento della rimessa emettita via Reti per realizzare servizi per i cittadini e i commercianti del quartiere. L'inserimento delle risorse necessarie per il reintegro del personale e per il mantenimento delle sedi delle scuole vespertine municipali. Il restauro dei busti e della statua precedentemente collocati in Villa Giuseppina ed oggi nei fondi del Museo di Sant'Agostino con conseguente ricollocazione nella loro sede originaria. Recupero dell'area occupata dalla manifattura tabacchi in Via Degola. Messa in sicurezza idrogeologica dell'area monumentale del Cimitero della Castagna, al fine di un recupero e valorizzazione di beni che testimoniano il valore della memoria e della storia del nostro territorio. L'inserimento di fondi per la risistemazione dei giardini in Vafragola e l'installazione di Giochi a norma. Il recupero, la messa in sicurezza e la fruizione pubblica di Torre Granara, Torre delle Bombe, Torre Montemoro e Torre di Granarolo all'interno di un percorso itinerario dedicato collegamento viario fra via Spataro e via Fillac. Concludo il documento con esprime, per le motivazioni sopra espresse in premessa, parere negativo alla proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio Comunale sui documenti previsionali e programmatici 2023-2025, atto numero 2021. 2022 DL 470 del 28 novembre 2022. Grazie per l'attenzione. Grazie consigliere. Apro quindi la discussione rispetto a questo documento, non a rispetto al bilancio, rispetto all'ordine del giorno. Ci sono interventi rispetto all'ordine del giorno? Consiglieri, non ci sono interventi riguardo a questo documento? Se non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto sempre riguardo a questo documento. Prego, consigliere Ghirardi, a eh, la parola. Quanto riguarda questo documento, il Partito Democratico voterà favorevole. Grazie consigliere Ghigliardi, consigliera Gaglianese, prego. Grazie Presidente. Guardi, questo documento me lo sono letto prima e l'ho ascoltato attentamente adesso. Letto così la valutazione sarebbe come dire un bel libro dei sogni. Eh, visto che è appena conclusa la discussione sul bilancio e mi pare che l'assessore Picciocche abbia dato ampio spazio a tutte le domande e comunque diciamo che... Secondo noi questo eh, bilancio, da come ci è stato anche spiegato, oltre a quello che abbiamo potuto apprendere dai documenti, non dico che sia proprio positivo, ma sicuramente per noi è un bilancio positivo. Per cui questo documento ritengo che sia molto politico e anche un po' strumentale, in quanto ci siano delle richieste tipo il presidio sanitario a San Teodoro se ne parla da 30 anni e il mio collega di fronte ha già capito, perché il presidio sanitario è materia competenza regionale. Per quanto riguarda la manifattura tabacchi, anche quella è demagno, quindi non si può chiedere al comune alcune cose che non sono di competenza, per cui per quanto riguarda il mio gruppo, questo documento voto in maniera negativa. Grazie consigliera Gaglianese, prego consigliere Ferrari. Grazie Presidente, ma eh, ritornando anche quando ha parlato l'assessore, il vice sindaco Picciocchi, eh, da quanto abbiamo capito lui è aperto al dialogo, poi quando ha sostenuto che ha avuto dei rapporti con lei, con gli assessori, nessuno ha battuto ciglio, quindi c'è un, un rapporto tra comune e municipio. Poi io leggendo, l'avevo già letto anch'io prima, <coughs> Leggendo tra le righe ho letto eh, dove si dice che il trasporto pubblico è un decadimento sul territorio, diciamo non è un ottimo, un, 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 un ottimo trasporto da parte di MT perché il trasporto pubblico vabbè, ci mettiamo anche i taxi. L'altro giorno eh, in televisione c'è stato un... Eh, su report se non erro un'intervista dove si diceva che su Genova è al trasporto più capillare nel territorio in tutta Europa quindi non c'è un decadimento dei servizi poi un, eh, nel rilevato che io ho letto con eh, felicità dell'area di che si parla della, della riqualificazione e sull'allegato 2 si parla dei busti io ero rimasto che i busti. Eh, almeno uno, eh, uno è stato ristrutturato, giusto? Quindi se ne mancano tre. Però è eh, competenza municipale quello, se non ricordo male. Avevamo detto. Comunque, detto ciò, visto quello che ha detto l'assessore, che lui ha aperto al colloquio, al dialogo con noi tutti e si ripresenterà qua fra un mese, un mese e mezzo. Per noi del, del gruppo della Lega saremo eh, contrari a. A votare il documento presentato grazie consigliere Ferrari prego consigliere, consigliera Milea il gruppo di Genova Civica vota favorevolmente questo documento vorrei inoltre sottolineare che nel corso della discussione e dell'esposizione dell'assessore comunale io invece ho particolarmente apprezzato le osservazioni della nostro assessore Pastanella la quale ha sottolineato la mancanza di eh, impegno in realtà eh, del Comune di Genova per quanto riguarda la cultura. Io scusatemi, sono un'insegnante e la cultura per me è una cosa seria. Non è solamente eh, fare delle grandi manifestazioni di piazza. Era, forse era anche carino, per esempio, l'accensione dell'albero a De Ferrari. O cose di questo genere. La cultura è produrre cultura sul territorio, noi ne abbiamo tanta, abbiamo tante cose da far vedere, abbiamo tanto da offrire, ma non ci viene dato la possibilità di farlo. Per quanto riguarda il centro civico è assolutamente basilare che le associazioni abbiano un luogo dove fare cultura sul territorio. Ed è assolutamente importante che il centro civico funzioni e bene come sta facendo in questo momento e se possibile anche meglio, offrendo a tutte le associazioni possibili della cittadinanza un luogo dove esprimere cultura sul territorio. E eh, appunto Genova Civica vota a favore del documento presentato dalla maggioranza. Grazie consigliera Milea, consigliera Jacopi. Anche io voto a favore di questo documento. Grazie, consigliere Jacopi. Prego consigliere Rondoni. In ragione dell'intervento dell'assessore dell e delle complete argomentazioni che ha dato a molte delle domande che sono a tutte le domande che gli sono state poste, e che di fatto sono praticamente replicate come argomentazioni in questo documento. Che di fatto mi è, emerge quasi come un documento standard e comunque politico e strumentale. Eh, dice Genova, voterà con parere negativo al documento in oggetto. Grazie consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voti? Prego consigliera Mazzi. Ma come Movimento movim movim 5 Stelle votiamo favorevolmente, lo abbiamo condiviso, è un documento politico perché siamo qua per fare politica, quindi <ride> non è assolutamente strumentale. Grazie consigliera, ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiar altre dichiarazioni di voto, passerei alla votazione di questo documento. Favorevoli 14. Astenuti? Contrari? Nove chiedo alla segreteria confermiamo Quindi il documento l'ordine del giorno è approvato. Ora torniamo alla discussione riguardo al bilancio. Ricordo che chi è già intervenuto non può intervenire nuovamente rispetto alla discussione sul bilancio, quindi chiedo se ci sono altri interventi. Consiglieri, se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto riguardo al bilancio? Se non, ci sono altre di cioè, se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione de del bilancio. Quindi favorevoli, astenuti, contrari. Allora questo consiglio esprime parere contrario rispetto al bilancio. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno, quindi la votazione rispetto ai verbali che avete ricevuto. Ci sono interventi rispetto ai verbali? Se non ci sono interventi rispetto ai verbali, passiamo direttamente alla, vo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 23 favorevoli. Chiedo la conferma degli scrutatori. Va bene. Verbali allora sono approvati all'unanimità. Dichiaro chiusa la seduta, grazie a tutti e buonanotte.